Parliamo di cinema, una tenera vipera, ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, a gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John John Nostalgia Broadcast. John! Ciao! Siamo qui a Livorno in trasferta, non siamo né a Roma né a Perugia come al solito, siamo venuti qua per fare una puntata speciale perché nella prima puntata senza registi o attori, insomma, quindi ci sono due persone dell'internet, si potrebbe dire, non so se questa definizione mi piace o meno, non Fede credo. Sicuramente. E, vabbè, insomma, due persone che con parleremo di film, ma di critica, di molte altre cose, insomma. Due pesi massimi. Esatto. Federico Frusciante e Michele Innocenti. Ciao. Eccoli. Benvenuti al Nostalgia podcast. Io sono Riccardo Cozzari, Chavon e Pirion. Alessandro Pirion. Possiamo dire che questa, così almeno questa sarà la scusa, così non si dovrà più inventarsi scuse per farci promozioni, potrei farcela. Se ve la faccio sempre. Sì, fai sempre sì, Riccardo, Nostalgia podcast, Chavon. E vabbè, dietro la camera c'è Yassin che ci dà una mano con l'audio e video. E niente, là siamo qui per fare una chiacchierata, insomma, in generale. E chi vuole iniziare a parlare? Chi vuole iniziare? Pirion, inizio te? Inizio da una domanda in realtà solo a Federico, però visto che l'ultima volta che noi siamo venuti qui abbiamo fatto il video che è stato un po' diciamo il simbolo. Portato sfiga. No, non ha portato sfiga, però insomma, abbiamo segnato un po' la chiusura di Videodrome in un certo senso, non so se ti ricordi. Ma me la sono segnata da solo. Cioè. Non è che aspettavo che veniste voi, sinceramente. E se dovessi fare un resoconto da quel momento a oggi, cosa è cambiato nella tua vita? Ho 2 anni di più, sono ancora più stressato. E cos'è cambiato? Che finalmente ho tempo libero, almeno, che è diventato in realtà tempo di lavoro di un'altra cosa completamente, quindi per me non è cambiato molto, cioè nel senso l'unica cosa che mi dispiace è non incontrare tanta gente, perché siccome sono io in realtà sono un sociopatico, non amo le persone, se le detesto abbastanza, e quindi nel momento in cui sono costretto ad incontrarle, perché c'è una biblioteca, non è che le può buttare fuori. Allora mi faceva passare questa mia antipatia verso il mondo comune, e quindi riuscivo anche a parlare con quello lì che arbava il cinema di merda. Ero molto più in negozio, ero molto più tranquillo di quello che uno poteva sembrare, seppur mi divertissi, perché ero proprio in un ambiente che mi sembrava anche lavorativo. Mi sembrava, perché era 10 anni, non ci vedevo una lira prima di chiudere, quindi non era lavorativo, era più quello un hobby. Io lo tenevo aperto perché così veniva qualcuno a parlare di cinema. Cioè non me ne fregavo più un cazzo di tanto, non so se lo sapete, ma già 2 anni prima che chiudessi io, la SIA italiana, in concordanza con tutte le case di produzione, aveva già eliminato il bollino per il noleggio. Quindi cioè in realtà gli ultimi 2 anni ho noleggiato illegalmente, perché ho noleggiato la roba vecchia, perché quella nuova non la potevi più noleggiare, perché no, perché è stato molto chiaro in realtà questo discorso. Hanno fatto credere che Blockbuster fosse il video noleggio, quando in realtà Blockbuster non era niente in Italia. Solo che cosa succede? Perché a Livorno Blockbuster l'ho fatto chiudere dopo 7 mesi. Voi venite, tornate a casa, andate a casa, perché non sapete nemmeno cosa vendete. Se vendete le pizze a Livorno le vendono tutti. E quindi il problema grosso delle chiusure delle videoteche alla base è il fatto che quando appunto 2007, 2008, che poi ci è voluto 5-6 anni a chiudere tutte, comunque in Italia, specialmente nel mondo, tutti questi colossi sono chiusi di botto. E sono chiusi naturalmente dando fallimento, perché loro possono, quindi hanno i soldi che li escano dal culo ancora, non ci hanno rimesso una lira, e hanno tutti comprato azioni di Netflix, e ci si sa com'è andata, cioè sono gli stessi padroni, i padroni sono sempre gli stessi, girano il mondo, cambiano le aziende, avevano visto che non c'era più Verzi, non ce la facevi più, arrivava questa roba nuova e questi hanno cominciato a dare fallimento. Ma io so come funziona, se te hai una videoteca come Blockbuster che prende 3.000 film al mese, perché te dai 3.000 film al giorno? Perché viene le 3.000 persone che vogliono solo quei 10 film, quindi li troverai sempre nelle città, sempre. Se te da 3.000 e non c'è crisi, incominci a prenderne 2.000, poi 1.500, poi 1.000, vuol dire che vuoi chiudere, vuoi fallire. Cioè in realtà noi ci facciamo fregare, io sono comunista, io non mi faccio fregare da questo sistema del capitale, non esiste. Quando una grande azienda come Blockbuster con milioni di punti chiude, vuol dire che l'ha programmato da 3 anni.
non è che chiude sul momento, quindi l'ha programmato basta, perché ha già chi investe già i soldi in un'altra parte, e quindi hanno fatto credere che fosse finita l'era del noleggio, ma non è vero, perché io nel 2007-2008 ho avuto 100 noleggi al giorno uguale. Non è vero, è che la gente ha cominciato nel giro di 2 anni a dire le videoteche non ci sono più, io leggevo da tutte le parti le videoteche, non legge nessuno su internet, cioè, eppure io lo leggo, quello che conosco di Pisa lo legge, ve lo non legge. È stato un far credere anche alle persone che non ce n'era più bisogno, che è diverso, perché è come far credere alle persone che non c'è più bisogno di una biblioteca, che è una stronzata enorme. C'è un posto dove la gente sta lì, ti spiega il film, chiacchiera, ti consiglia una cosa, è un punto essenziale che a Livorno non abbiamo. Non l'abbiamo manco comunale, ci sarebbe la possibilità, ma tanto un ticano. E quindi c'è, cioè, quello che dico io, è che a me non mi ha cambiato un cazzo. È cambiato probabilmente in quei poveracci 50-100 stronzi che passavano tutti i giorni di lì e venivano a parlare di cinema. Ragazzi molto giovani, dai 18-20 anni, che tutti mi scrivono, che mi tocca andarli a incontrare in Piazza Tia, se venga ben caffè, 20 persone a parlare, perché non sanno veramente con la loro età di dire, oh, mi è garbato che gli offre Flower Moon, tutti mi dicono che è una merda, è bello Barbie. Non so con chi discuterne. Che sia vero o falsa la sua affermazione, non sa più con chi discuterne. E quindi si trova che va dal suo amico, gli fa, ma a me è garbato che gli offre qualcosa, e dura 14 ore col cazzo e ci vado. Quindi chi amava un certo tipo di cinema, e con me comunque poteva venire anche quello che gli garbava cose che non mi garbava, perché a me ha fatto corsi il pari che gli garba Snyder, cioè cosa ci posso fare? Sai, no, pari no. No, no, io non mi piace Snyder, io sono fan di Snyder, a me è un genio. Adriano ha visto 4 film di Snyder. Ma non faccio testa. Ma lui non fa testa, contro Villeneuve ne ha visto uno e gli ha dato 4 stelle. Lascialo stare. Cioè, se una persona non capisce Polytechnic e la donna che canta, il problema è tutto tuo. A me non mi ci metto a spiegare i film meravigliosi. Guardati bene il mondo, 4 stronzole che rotolano per la strada e che sembra che meno male. Male, perché questo doveva essere un pezzo di Guerre Stellari, boh, dopo l'ultima merda finivano di proprio lo strizzavano, lo tiravano dal terzo piano. Jar Jar Binks, infatti, io mi aspettavo nella Minaccia Fantasma che li facessero fare la fine della ragazzina di Cannibal Holocaust, imparato sotto il culo. Invece, purtroppo, quello stronzetto fa cadere la Repubblica, ma infatti è perché è un idiota, è un completo idiota. Però se ne è accorto, Lucas, bisogna dire. Che nel primo è protagonista, nel secondo lo vedi passare, nel terzo fa l'alzata, cioè proprio l'hanno capito, facciamolo di A. E quindi, no, per tornare ad avere la videoteca è un'alzata, la videoteca non mi è cambiato quasi niente, sono il rapporto appunto umano. Cioè che se mi volevi venire a trovare venivi al volo, ora d'altronde neanche mi puoi bussare a casa e faccio entrare tutti. Cioè in realtà sì, sono anche un po' stronzo. È un po' non sei. Ma sì, perché in realtà se mi bussano sono venuto a trovare faccio entrare tutti. Certo, non un cazzo, certo. Tanto. Sono io quello di Funny Games dall'altra parte, quindi non c'è problema. Cioè, anche perché poi tanti che mi seguono non mi vedono. Quindi pensano, magari sei grosso, ma sei 1,60 m. Poi quando sto mone, 1,90 m, 100 io li fanno, senti. Ma a me non mi garba assolutamente Snyder. Cioè, un genio. Michael Bay è un genio, può essere tutto, della lampada di sicuro, cioè perché qualcuno l'ha strusciato qualcosa di grosso e l'ha tirato fuori. Ispiratissimo. Con la macchina targata di Livorno. Sì, Ambulanza è perfetto perché in realtà è come girano quelli dell'ambulanza di Livorno. Cioè, Ambulanza. Te fuori non lo vedi, ma in realtà non c'è in rapina, non c'è niente. È come, perché c'è una botta per girare l'ambulanza di Livorno, te lo dico perché io. C'avevo la videoteca all'angolo, non è che quando mi dicevano si sente l'ambulanza nei video potevo farne a meno. Cioè io all'angolo Corsa Medeo, Via Magenta, arrivavano tutte e tre. E la Croce Rossa, la Croce Verde, la Croce Azzurra, tutto misericordia. No, era l'unica strada aperta all'ambulanza, davvero. Minchia. E quindi ne passavo uno ogni 4 minuti. Ma io spero dove avevo. E poi ecco, l'unica cosa che mi è cambiata, che non c'ho nessuno, tra il cazzo mentre giro. Beh, e non ho rumore di fondo che non siano decenti, perché a volte inizi a registrare, poi li ascolti e fai che cazzo. Che si sente il cane, il gatto, il tegame di Tuma sotto, che sono anche belli, però che la gente gli piacevano questa cosa. A me invece mi sta quando fa un po' peccato non c'è più l'ambulanza per te, ne devo sentire 12 ore 47 al giorno, c'ho le orecchie. No, comunque delle tue pensate dei primi video in cui facevi l'ambulanza, no, le battute con i titoli, e adesso è uscito Finisiani, che lui l'altro giorno prontamente ha visto al cinema, ovviamente Riccardo non mi tocco le palle perché c'ha quel titolo che fa paura. E quando l'ho chiamato, l'ho videochiamato gli ultimi 15 minuti a lui mentre era accesso a cagare, e ho visto gli ultimi 15 minuti accesso, è il modo di vedersi. Ultimi 15 di 77, ricordiamolo. E il titolo è anche nelle migliori famiglie. Succede anche nelle famiglie. E io la mia commento è: succede solo nelle peggiori filmografie. Sì, sì, succede nelle migliori famiglie, che c'è anche lì il figliolo Buonanasera. No, come Siani, perché io sono convinto.
i genitori. Ciao Alessandro, salutiamo. No, no, io lo saluto per una sera. Non so nemmeno chi sia, cioè, perché devo salutare uno che non conosco. Mi venga a conoscere. Quando verrà un giorno. Poi lo saluterò. Quando verrai a fare podcast, l'hai fatto un Jerry Calà, lo può fare anche con lo può fare anche un Snyder ormai. Sì, magari. Tu avresti lo Snyder? No, sì. Io non avrei niente. No, ah, no, io non ci avrei nulla da dirgli se non, ma perché ci rompi il cazzo? L'unica domanda, ma scusa, ma. Io no, la lupinata, perché tre ore adesso? Costruire tavolini, fare l'indiameria. Ah, io volevo chiedervi, dato che siete entrambe persone che comunque, Michele da più recentemente comunque, che ha un canale appunto, diciamo, insomma, per chi non lo sapesse, Inno al Cinema, invece Federico, Federico Frusciante col suo vero nome, e volevo chiedervi, dato che insomma voi... Pure con tutta Italia col suo vero nome. Da farsi arrivare alla questura, sono furbo. Dato che comunque voi fate insomma un servizio per delle persone, comunque parlate di cinema, quindi comunque siete di critici cinematografici. Vorrei chiedervi, vabbè, comunque in qualche modo lo Fede siete. Può dire di sì. Io siccome tutte le volte lo dico, io sono tutto tranne che un critico, che critico è una figura però precisa. Però parlate di cinema. Io voglio chiedervi al massimo opinionista, cosa pensate. Questa domanda mi ricordo che l'ho già fatta a te qualche anno fa, però la voglio rifare ad oggi. Cosa pensate della critica, principalmente di quella italiana, e di come ormai anche io in realtà, ma parecchi anche giovani insomma parlano di cinema, proprio nei siti si spacciano per critici cinematografici, in realtà non sanno un cazzo di nulla. Beh, non fanno per andare ai festival e altri. Lo so. Ovvio. Cosa pensate di questo modo di fare critica italiana oggi? Ovvio. No, vai. Ma allora, io ribadisco questa cosa, ovviamente non parlo per Fede che ha molta più esperienza di me, è un pezzo grosso, io, oh Fede, oddio, anche per un discorso di tempo che sei molto più tempo di me, no, assolutamente. No. Allora, io lo dico sempre, io non sono un critico perché per me il critico è una figura professionale che ha fatto determinati studi, che ha anche una preparazione che esula dal dire guardo i film, so leggere il testo, cioè c'è bisogno di contestualizzarli, di avere delle basi teoriche, però come dite voi, secondo me in Italia, che comunque è un paese che c'ha una lunga storia di critica importante, di qualità, stanno cambiando molte cose e non necessariamente in meglio. A me, io lo posso dire molto tranquillamente, e io ne faccio parte, quindi nel senso, se andiamo a individuare un problema, fondamentalmente ne potrei far parte anch'io. A noi ci piace internet, lo usiamo, sia nel tempo privato che appunto nella nostra attività, ma in senso positivo ha democratizzato tutto, ma in senso negativo ormai la figura del critico, quello preparato, quello che andrebbe ascoltato, che dovrebbe essere un punto di riferimento, è stata, non dico cancellata, ma sminuita, perché c'ha tanta attenzione, forse c'ha meno attenzione il critico preparato rispetto all'influencer che c'ha X milioni di follower. E purtroppo questo cortocircuito a cosa ha portato? Ha portato alle realtà editoriali ad appoggiarsi più a questi personaggi, perché poi sono personaggi appassionati, come me del resto, appassionati che magari però non hanno le capacità di analisi che vanno al di là del loro gusto, e quindi si crea questo cortocircuito in cui tutti ci si può esprimere di più, ma probabilmente lo facciamo peggio. Ci vogliono determinati strumenti per farti chiamare critico. Ora, io poi mi sento di dire a battuta, c'ho la coscienza a posto, mi sono fatto il mio piccolo canalino YouTube, più di quello non faccio, non è il mio lavoro principale, e quindi mi sento anche insomma legittimata a dire, mettiamola così, al di là della critica, però non è la mia attività professionale con cui vado in giro con il biglietto da visita, e faccio altro nella vita. Ogni tanto mi soffermo e mi rendo conto che c'è gente che è pagata per parlare di cinema, che secondo me, non dico è incompetente perché non mi permetterei mai, ma che spesso e volentieri vedo che si ferma 10 passi prima di quella che dovrebbe essere una serietà professionale un attimino più ricercata. Quindi secondo me insomma... Fare un'analisi un po' più approfondita, no? Sì, io vedo tanta voglia di parlare tanto, presto, sì, senza riflettere, per dire, io spesso e volentieri anche i film che non apprezzo li riguardo una seconda volta, magari non subito, e c'era cioè, uno lo ridimensiono, uno mi fa ancora più schifo. Ma poi devi ripassare. Ora poi ci sono le dinamiche, come dite voi, noi che condividiamo Venezia, a Venezia poi è un inferno, perché si guarda 4-5 film al giorno e la sera ti sei dimenticato quello della mattina, o peggio te lo sei fissato in una frase che diventa l'etichetta di quel film, Vita Natural Durante. Sì, certo, che è una cosa abbastanza, però il linguaggio dei social è questo, quindi
non dico facciamo la rivoluzione, perché le cose gravi del mondo sono altre, però ogni tanto un po' di superficialità in eccesso, soprattutto a parte degli, dei professionisti o degli pseudotali, la vedo tanto. Sì, certo, d'accordo. Io da parte mia sinceramente sin da quando sono ragazzo non ho mai letto i critici togati italiani, nemmeno quando avevo 15 anni, nemmeno nell'87. Io mi compravo Rumore, leggevo le critiche di Rumore, di Mucchio Selvaggio, cercavo le crème fantastiques, queste cazzate da francesi, da farmi, chiamavo tanto il cinema di genere in italiano, in Italia non ne parlava nessuno, quindi mi spostavo su Fangoria, cioè c'erano tante riviste che mi facevo ordinare dall'estero e mi facevo, siccome sono una bestia delle lingue, l'inglese lo so leggere, ma il francese proprio zero, quindi me le facevo tradurre, quindi per me la critica intesa come quella togata, sì, in realtà per me era Ghezzi, che mi garbava Canova, c'era una nuova critica degli anni Ottanta che andava un po' a sbattere contro i vari Morandini, i vari Mereghetti, in un certo senso, andava anche a sbattere contro gente come Bertarelli che si doveva vergognare di scrivere quello che doveva scrivere molte volte, e anche di, quindi c'è, stava Rondi, cioè io prima di leggere Rondi mi stacco una gamba. Quindi cioè, per me io non l'ho subito così tanto questo stacco. Mi noto una cosa strana, io non mi posso considerare un critico come non mi posso considerare un architetto, anche se sono bravo a farlo. Cioè, non sono la, non so, no, anche se riesco a fare un'architettura, a costruire, però non c'ho, se non ho una laurea, non, è una cosa che si dice di dire. Cioè, nel senso, ormai siamo critici tutti, quindi va bene dirlo in un certo senso. Però su quello d'accordo Michele, il critico è un altro, ma non voglio nemmeno la responsabilità del critico io sulla schiena, perché il critico comunque ha perso tutta la sua forza. Cioè il critico è diventato, mi dispiace, secondo me il critico togato di adesso è semplicemente uno che fa ufficio stampa. Cioè io vedo le interviste dei vari movie di V, movie di là, movie di su, movie di giù, movie di sopra, movie di sopra, tutti questi canali grossi, che non sono canali come il mio, con 100.000 idioti, ma gente non scritta milioni, cioè Film is Now TV, Movie Plus, quando vanno a fare l'intervista, cioè non c'è mai una volta che gli dicono il film mi ha fatto schifo, oh che bel film, raccontami cos'è successo sul set, cosa cazzo me ne frega, cioè sta diventando tutto, ma guarda che ganzo il tuo taglio di capelli, ma l'altra volta sono che PR, l'altra volta che mi hai intervistato bella, intervistato, cioè avevi un bel giacchettino rosa, ora oggi vedo che ce l'hai giallo, inizia a parlare del giacchetto, cioè per me quando io parlo con un artista, con una persona, io voglio parlare con una persona e gli dico quello che cazzo mi pare a me. Quindi trovo veramente che la critica di oggi, quella toccata, c'è qualcuno che la sa ancora fare, perché ci sono quelli bravi che sanno scrivere, è indubbio, però secondo me non sanno più fare la critica veloce, cioè non sanno più dare sul momento. Per esempio un grande come Pier Maria Bocchi, che ha scritto il libro bellissimo su Mann, quando lo leggi non è fruibile, per me non è fruibile, quindi sì, io... che è fruibile per me perché capisco la parola strana, ma non è così, un giovane non ci capisce, un giovane niente, non ci capisce, no? Niente, non capisce nemmeno la relazione. Allora quello che dico io qual è, siccome questi esistono già, la mia fruizione, che è quella di un videotecaro che conosce il cinema esclusivamente perché da quando ha 7 anni studia ogni inquadratura perché li garba, e quindi alla fine, a differenza dei bimbetti di oggi, mi sono fatto 10 anni sui set a montarli, a vedere come cazzo funzionano le macchine a presa, cos'è un carrello, davvero come si fanno le cose, per vedere la difficoltà anche manuale, capire sul serio cos'è il lavoro del cinema. Allora, no, sicuramente non ho probabilmente le basi che può avere questo lì che ha fatto 18 esami su Antonioni. La differenza netta è che, e questo io ne vado fiero, è che la mia generazione, non tanto i bimbetti di 20 anni di cui io ti parlo, ma la mia generazione, i 40, 50 anni che vanno su internet, non ci siamo mai andati per farsi vedere, non abbiamo fatto questa cosa perché ci interessava che venisse la Legal e ci desse i soldi. A me mi hanno sponsorizzato in 20 anni che ci sono una volta, e solo perché un film mi garbava, da me non vengono. Facci caso su, se esce il ragazzo dell'Airone, faccio il video per i cazzi miei, non me lo paga, certo, nessuno, lo vedono in 50.000, poi pagano uno per essere intervistato e parlare dell'Airone, lo guardano in 3.000 perché sono convinti, e lì è l'errore, e questo è quello che voglio dire. Il problema di adesso è che sono convinti, chi fa promozione film, che basta andare dai numeri. Cioè io vado da lui, c'ha 3 milioni di iscritti, tranquillo mi porta gente al cinema. No, perché se parla di Artine, se parla di altro, non te la porta la gente al cinema. Vai da quello che c'ha 20.000 iscritti, che te ne, come vedono il video in 20.000, 5.000 ti vanno al cinema. Non hanno... Siamo in mano a una critica che, se mi permetti, io ho sentito delle domande fatte a Soavi quest'anno, ho sentito delle domande a giro fatte da bimbetti di 20 anni, mi vergogno per loro di averle hanno chiesto. Cioè mi sono sentito male, mi sono sentito morire. Domande proprio, ma domande tipo, io ho sentito fare alla guerra del Tiburtino Terzo,
a Luna qui a Livorno gli ho sentito dire: ma come mai solo bella vistosa, però solo le donne, l'uomini e basta vengono presi dagli alieni? Ma che cazzo hai visto che non è così? Ma che cazzo hai visto? Sei qui ora, cioè non sto a dire chi l'ha detto, ma lì rimani e fai, ma questo c'ha un cane di cinema, ma l'ha visto? No. Sti cazzi, ma non l'ha proprio, no, era cioè, Innocentone? Ma c'è, no, non lo posso dire chi era, ma no, ma era pieno, non c'è stata una domanda decorosa di questi presunti amanti, non c'è stata una domanda decorosa a nessuno, gli fanno delle domande assurde oppure sono lecchini e basta. Quindi c'è il succo, il bimbo di 20 anni, in realtà lo comprendo anche, ha questa libertà, lo fa, però il problema netto è che questo è quello che penso io, siccome il cinema più bello è il cinema più complesso a volte, che parte da una trama magari semplice, da qualcosa di semplice, ma che è complesso nell'aspettare, cioè io quando guardo un film mi posso anche alleggerire, però trovo che sia sempre più interessante una commedia Woody Allen leggera perché è complessa, mi racconta determinate cose, che una commedia del cazzo che non mi può far ridere anche alla Notte da Leoni. Trovo sempre migliore quello che qualcuno ha dato qualcosa da dire, anche se poi mi diverto con la Notte da Leoni. La maggior parte, dico quello per dire, la maggior parte del pubblico però ama una Notte da Leoni, e che cosa si vuol trovare? Un incompetente cazzaro che gli dice che La Notte da Leoni è meglio di Scorsese, punto. Che Joker è meglio di Re per una Notte. Vuole trovare sti teste di cazzo qui. E quando mi dicono è un cinefumetto Joker, no, Dio. Non è un cinefumetto quello. Quello non è un cinefumetto, è una cinefurbata. Se lo chiamavano Gino, che andava a giro e non capiva un cazzo e sparava senza mettersi la maschera, ma il cazzo ci andava a vedere quel film? Si sta scherzando. Il punto è sempre quello. Cioè il critico ormai dovrebbe essere una figura talmente alta che dovrebbe a me illuminarmi. Il problema grosso è che uno come me, che è inguito, è un ignorante, quando legge critici dice ma questo l'avrei scritto meglio io, diventa un problema grosso. Perché a quel punto sì, mi rendo conto che anche forse il critico togato, quello che saprebbe fare le cose bene, non gliene frega più un cazzo, perché tanto se si mette a criticare, e lì si torna al punto, il critico serviva per smontare il film del luogo comune, il critico serviva per dire e ti fa ca, ti spiego perché, non perché fa ca Jerry Calà, quello si sa tutti, cioè il critico serviva per dirti no, non mi garba stosa per questo. Prende anche una posizione provocatoria. Provocatoria, prendere una posizione per dare, come faccio io, a me, io so che T non è il film più brutto del mondo, ma tanto l'attaccherò sempre perché mi ha distrutto la cosa di T, ce l'ho, e Blade Runner ce l'ho sul cazzo tutta la vita e ce l'avrò sempre sul cazzo, quel nano di merda nudo, buono a un cazzo. Più bello Forrest Gump. No, beh, più bello è T, se uno è psicopatico, probabilmente, cioè, ognuno li può garbare quello che gli pare, sì, però sì. Se uno legge la storia e gli dice un alieno rotola sulla terra è nudo e non c'ha nemmeno un cerca persone, fine del film. Cioè, perché è un alieno che gira nello spazio, vabbè, ma è nudo senza cerca persone. Perché, sì, certo, se lo vuoi far tornare a favola, mandiamola di a Philip Dick. No, no, ma non dico la favola. È una stronzata, anche te vedi, non ragioni con la logica di cui deve ragionare un critico. Infatti, in sé è critico. Ma dico che comunque infatti, andate a Venezia e non ci vuoi a Venezia, li vado nel culo. Però, perché c'è anche a Venezia, non fa il prezzo. Ma non ci venga a Venezia in mezzo a 650.000 stronzi e si fanno i selfie. Gli spacco i telefoni direttamente. È così. Non totalmente, non totalmente. Ragazzi, ci sono stato mezza volta. Lo voglia di fare di veramente di caria Wagner qui sopra, partì per la Polonia e invadela, no? No, non fanno comunque a Roma l'ambiente. Ci sono venuto una volta, poi sono scappato quando ho incontrato voi. Sì. Comunque faccio una piccola aggiunta, perché Fede ha detto una cosa sacrosanta. Quello che ho detto prima non è a tutela dei grandi critici, perché appunto anche il loro ruolo si è indebolito. Poi non fanno anch'io, altro che andare io via. Non sono cresciuto sulle riviste, non sono, io conosco ragazzi molto più giovani di me che ancora oggi, tra virgolette, hanno come concetto di esprimere un'opinione fare fondamentalmente il riassunto a parole loro di quello che leggono detto dai grandi critici, che per me è un po' la morte di fare il divulgatore, perché io preferisco dire una cosa a modo mio, anche alla livornese, come fa Fede, del resto è un pochino più sporca, un pochino più nazional popolare, ma di cuore, che sia scomoda, che sia più condivisa, che andare a dire, leggo Pier Maria Bocchi, che è anche un mio caro amico, è stato ospite da me la settimana scorsa, e ridire quello che ha detto lui. Quello è veramente, quello secondo me... Quello entra dentro, lo ridici. Certamente, senso, oppure la cosa per dire, conosciamo tutti tanto... Adriano, il collezionista. Lui è un professore che studia, legge tanto, fa suoi gli argomenti, e però li calano in quello che è la sua preparazione. Studia tanto, ma blondo non l'ha molto capito. Lasciamo perdere. No, un saluto. Ciao, lo studio. No, però una cosa è farsi ispirare negli argomenti, un'altra cosa è fare proprie le parole di altri, perché non c'è, cioè, no, dico solo, non è la mia, l'argomentazione non era a tutte, dobbiamo tornare all'istituzionalizzazione della critica, semplicemente però, un equilibrio sarebbe però che la necessario. Gente capisca che se uno è in uno schermo e ti fa
qualunque, io non parlo di una persona, a me mi vanno bene, la scelta è libera, non è che io lo voglio levare, però io dico, se uno apre un video e fa, buonasera, qui sopra c'è da comprare la tazza, qui c'ho la tazza in mano, questa è la maglietta, questo è il portaspilli, questo è il coso, questo è il coso, queste sono le gambe, questo è il film, è bellino. Il film è bello, ciao. Cioè a quel punto non riesco a capire. Ah, comunque che, il film non è male, eh. Cosa cazzo mi stai a vendere? Cioè mi stai a vendere tutta la statua tranne il film. Sì, sì, esatto. Cioè il problema è che la critica adesso che cosa fa? Non vuole più andare contro al luogo, al pensiero comune. Sì. Quindi se io poi sono di un'idea completamente diversa in realtà, nel mio essere talmente diretto sono dell'antinazionale popolare, perché io sono l'anti idea del grande fratello di X Factor, l'opposto, perché il nazionale popolare che cosa fa? Il nazionale popolare tende a voler dare sempre ragione alla popolo e appunto è alla bassezza dello stesso quando è bassa, e quindi tende a dire no vabbè, mamma mia mette, è uguale, i mostri è uguale a Vacanze di Natale, se non ci capisci un cazzo probabilmente sì, se no se ne discute del perché o no. Poi il problema del gusto, quando la gente dice il gusto non si discute, ma scusatemi, ma se non si discute il gusto non si può discutere dell'oggettività, cioè da lì è un genio, punto, che a me non mi piace, a te non ti piace, quelle bisogna discutere, non che sia un genio da lì o no, e se no siamo fuori da ogni schema, cioè però, questa è la logica, cioè la mia logica è sempre quella, quando io dico a me mi fa caetti, lo vedo che è tecnicamente perfetto, lo so che Spielberg gira perfettamente, ti dico perché secondo me è una cagata, se ne però è oggettivamente un film fatto benissimo, mica lo posso smontare totalmente, ci posso ruzzare, però l'oggettività ci però posso... deve essere la base, no è una base, l'oggetto, no l'oggettività è la base dell'idea, testo. Scusa ti ascolti, quando una cosa è storicizzata, se io ti dico Mozart com'è? Bene. Ecco, chi è? Se a uno non gli piace Mozart, vabbè, Rocca, dice non mi piace è un problema mio, certo, Mozart ma è genio, lo stesso vale per 2001, ma perché sì, deve valere meno l'arte cinematografica di nella musicale, lo so, perché deve valere meno, no c'è questa logica qui, cioè, boh, c'è questa cosa del cazzo che l'arte si oggettivizza sempre, l'arte pittorica, l'arte di fotografia, l'arte musicale si oggettivizza in un determinato modo, poi ognuno può avere i suoi gusti, col cinema questo non funziona così, Blade Runner che ti garbi o meno a te è un capolavoro, certo, senza il quale non ci sarebbe la fantascienza moderna, se non ti piace amen, se ne discute, così come al contrario ci possono essere film tecnicamente ineccepibili che però escono in un momento storico, in un contesto sociale dove la loro perfezione non vale un cazzo, vale una perché non qualcuno è arrivato prima, meglio, in un momento anche non volevo dire Joker, ma Joker è la copia sbiadita di Taxi Driver che quando è uscito negli anni 70 parlava a un certo tipo di pubblico. Joker trivializza tecnicamente ineccepibile, ci mancherebbe altro, gli stessi argomenti, quindi per me non può essere un capolavolo, capisco però perché è apprezzato da molti, per forza, per fare un esempio, ma il succo è semplice, io dico questa idea qui sulla critica, cioè se ripeto la persona che cerca in un mondo come questo di avere un rapporto con dei video con YouTube è come cercare di avere un rapporto con un muro e pensare che sto muro ti risponda, cioè nel senso, quando io dico che purtroppo i video su YouTube tutto è fascista, basta, come sistema, lo diceva Pasolini, diciamo non è, che, lì, è lì, io ho fatto il mio cazzo di video, è quello, non lo cambio perché te mi fai, intanto te, se mi fai cambiare opinione, non sarà qualcuno che scrive sotto il libro, ma sarà qualcuno che ne sa più di me, che mi fa scoprire cose più interessanti, di su. Allora quello che dico sempre io, no? Quello che funziona male in realtà dei social non è tanto il ragazzino, quello che fa la critica, tanto quello c'è sempre stato anche nelle fanzine, guarda, se ne leggeva tanti, più o meno, è che il problema è che c'ha quei 400 amici che qualunque cazzata dice sei un grande sotto, no? E poi trovano magari uno come me che gli smonta Barbie o gli smonta il film che secondo loro invece non era da smontare, oppure esalta un film che li fa cagare, e allora che cosa succede? Il problema qual è? Se te metti 1000 rincotti che fanno 1 milione di visualizzazioni l'uno e dicono cazzate dall'inizio alla fine e le persone iniziano a credere che quella sia la critica, non tanto a me che poi mi cano zero, ma a un vero critico a un certo punto dico ma che ste cazzo dice, guarda gli parlo, cioè siamo al punto che ormai la cultura cinematografica a me la fanno pesare. Mi fanno dire, però anche te Frusciante hai visto troppi film, hai letto troppi libri. Il famoso troppo qualificato. È come se sentissi di... No, ma è veramente assurdo. Io mi trovo in condizione, ripeto, di dover non ancora capire cos'è la critica, perché però la critica non esiste più. Tanto i critici... Allora, io ho capito solo il cenoso che proietta Marco Sarto. Io ho capito solo che i critici togati stanno scomparendo e si stanno cando addosso perché non sanno più da che parte andare e quindi si appigliano in tutti i modi a quelli che possono essere io, Lino, a tutti i modi, quindi siamo diventati, io sono diventato nel giro di fino a 5 anni fa mi avevano tutti sul cazzo, ora sono diventato Frusciante grande.
perché ora magari se vengo io a farti nel video, vengo da te nel video, ci vedono in 100.000 e magari qualcuno rilegge il mio libro. Ma tu puoi stare sul cazzo, una cosa, no, ma io ti sto dicendo questo, come funziona, cioè le cose si stanno spostando sempre di più, certo, sempre di più, oh, e sì, sempre in maniera negativa, per il motivo che diceva lui, perché se perlomeno noi si faceva una critica costruttiva, che un film, se un film dura un'ora e mezza, una critica è di un quarto d'ora, 20 minuti, è proprio esagerato. Cioè qui si sta parlando di gente ormai, ma tutti, amici anche miei, tutti, che esce il trailer del film, il teaser di 7 secondi e ci sono 14 minuti a testa per 16 ospiti di discussione su un cazzo di inquadratura. A me questa cosa bisogna dividerla. Cioè il problema è che questa viene fatta passare per critica. Questo no, è una discussione fra amici che ormai non la fai più al bar e mi riprendo, la metto su internet. Che ci sta, a me non me ne frega un cazzo, ma non me la far passare come una cosa seria. Quindi se una cosa fa una cosa del genere e poi dopo, il giorno dopo, mi pretende di parlare, ora si parla di blow up. Ma no, ma anche no, hai parlato 40 minuti del trailer di Zack Snyder, poi guarda Blow Up, se ne parla fra 6 mesi, quando l'hai visto, invece perché tanto hai letto il libro e quindi per te è uguale. Perché poi mi sono reso conto, io purtroppo, che li guardo i film, che la gente si riempie la bocca, ma non ha visto un cazzo, quindi fanno, eh sì, Antonioni, è bello Antonioni, li fai, è bello i mostri, è un film incredibile di Dino Risi, ah non è Antonioni, no, cioè non sanno un cazzo. La realtà dei fatti è che i critici, anche togati ormai di 30 anni, non sanno un cazzo e non hanno interesse a sapere un cazzo, perché quello che ti insegnano nelle scuole di cinema non è un cazzo, perché ancora non c'è Fulci, ancora non c'è Bava, ancora siamo fermi veramente che la prima è Antonioni, che fai subito scappa uno, perché come diceva il grande Orson Welles, Antonioni era un genio, beccava l'inquadratura, peccato non la mollava più. E quindi per Orson Welles era è un altro problema, e ti rendi conto che quando ci sono i critici, i nuovi critici, chiamiamoli così, che parlano la storia del cinema inizia nel 94 sì, Pulp Fiction. E dietro c'è solo Ritorno al futuro, Ghostbusters e Star Wars. E Kubrick, perché Kubrick lo devono dire, perché sono quello è l'emblema che abbiamo fatto il cubo, te lo dico io. Quando penso che mai studiare, e invece ci bastano 2-3 nomi, Einstein, Paul Griffith, Welles, ma guarda, è anche sbagliato fare nomi, perché la filosofia, insomma, cioè, ma guarda, io sono dell'idea che secondo me la gente non è che deve per forza, cioè il cinema è un'arte come la musica e tutto, non è che uno per forza, io c'ho una fissa con la musica, migliaia di dischi, ma non è che posso pretendere, se uno li garba i Queen e Pink Floyd perché ascolta la musica popolare, ascoltano tutti, non è che gli posso fare un problema. Però se vuoi venire da me ti insegno, perché c'è gente che ti posso dire perché il primo dei Pink Floyd è così importante, perché il terzo, perché ti posso dire perché i Queen non contano un cazzo, ma è una condizione però non solo di soggettività ma di studio della musica, della storia, che è simile a quella della storia della musica del cinema. Cioè la storia della musica del cinema ormai viene raccontata dagli incassi e dal successo, ha preso una via che non è mai stata quella. Io sono cresciuto che l'incasso non contava niente, cioè nel senso che si parlava dell'opera, poi a me non me ne frega nulla se incasso o meno, invece giustamente ora è diventata anche quello, e Michele ne parla spesso, perché è una cosa che è popolare, perché piace. Ma piace alla gente proprio di quando io ho iniziato la rubrica sul box office il lunedì mattina, perché lo sai, ne parlo da anni, era un mio divertimento, è diventata una delle più seguite. Le più seguite, ma perché ripeto, perché il box, il saper, io non faccio mai una parola sugli incassi, perché per me è l'opposto. Cioè da chi mi viene a seguire a me, io non metto mai un voto, non c'è non do voto. Ma i voti anch'io. Hanno aperto questo Letterbox che tutti mi fanno grande frusciante. Odio. No, grande frusciante, io ci sono lì sopra. Sì. Ma non sono io. A me un mese fa mi hanno fatto. Ma cazzo, hai fatto migliaia e migliaia di cose su Letterboxd. Io, che cazzo è Letterboxd? Risposta. E dove vai a mettere voti? Esclusiva, esclusiva. No, c'è scritto Federico Frusciante mette voti a caso. No, cioè, non sono io. Quindi mette i voti in base. Quindi magari dà Rebel Moon una stella. Chi non gliela segue la tua psicologia. Allora lui ascolta video e quindi fa: vediamo un po'. Ha detto che questo è in capolavoro 5. Magari l'ho detto per esaltare, magari per me è 7.5. Cioè, no, nel senso che ci sono alcuni film, come vedo anche nel meglio che faccio, che magari sono film italiani, tipo Abbiamo avuto paura, o film come Delta, o film meno conosciuti, che mi va mettere lì, perché così qualcuno li guardi, anche se li fa schifo, non me ne frega niente, anche se sono brutti. Io ce li butto, li voglio che la gente guardi un po' una roba diversa da Mario Boros, ma rotto il cazzo, questo è va a giro sulla macchinina a pigià su funghetti. Io sono troppo vecchio. E quindi io sono troppo giovane, probabilmente invece. Cioè, no, per vedere Mario Bros mi spacco il coglione. Io sono
giovane. Da ora centrale faccio, ma io... No, ma c'è, cioè, ma più che altro che non riesco a capire chi non come sei snob. Ma no, ma sono vecchio, mi rendo conto, sono cose che non mi interessano. No, ma guarda, non è questione di chi è quel cinema di merda, cioè, perché in realtà era brutto anche il Super Mario, quello degli anni 90. Però sai qual è la differenza? È che io non andavo a vedere, che io non giocavo al gioco. Quindi quando uscì dissi, poi guarda, voglio rialzare e dissi, guarda che film sarebbe anche Gazzo, ma perché c'è due idraulici? Cioè, semplici di due idraulici, c'erano due persone normali che non facevano Italia, anche non era nemmeno brutto il film. Mi capisci? Quindi, cioè, per me la critica muore nel momento in cui non fa quello che deve fare, cioè andare contro al brutto gusto del pubblico attraverso la sua preparazione e dire al pubblico no, Barbie è un film di merda e va contestualizzato anche a livello sociale e politico. Mi sono rotto il cazzo che la lettura della sostanza non sia mai godardiana, ma debba essere sempre parentiana. Mi sono rotto il cazzo che si debba mettere nei parenti accanto a Godarda, ma hai rotto il cazzo. Devi, se un film come Apocalypse Now li si elimina e l'apparato sociale e politico è quello che vuole dire, è un film di merda. Ma allora scusatemi, come quando mi dicono, vedi il sociale e politico da tutto le parti, certo, perché se te sei una merda e metti la macchina sul parcheggio degli handicappati è un atto sociale e politico anche quello, è in tutto quello che succede nella vita. Quindi un film di Jerry Calà, vuoto, completamente idiota, che punta a dire che i VIP non hanno coca, che non sono tutti buoni, sono tutti bravi, viva il Grande Fratello, sta facendo un atto sociale e politico di destra, punto, che è vero, detto, e quindi basta di che, perché la politica è ovunque, è uno. E secondo, se si elimina questo discorso, allora non vale un cazzo nemmeno Star Wars, che la cosa più bella che mi piace innamorare da piccino a me era di un spare di merda che se n'era vista a quintale disparate. Era proprio quest'idea sociale e politica di essere del poveraccio che veniva dal pianeta che non era un cazzo nessuno e che poteva essere l'eroe, cosa che invece erano quasi sempre quelle che tirava fuori scale, erano sempre lui ha fatto questo prescelto molto orientale, molto orientale, lo ha reso più umano e quindi ha avuto successo. Lo sta dicendo uno come me, che io sono fissato con Guerre Stellari, cioè se non ha capito la gente quanto ha amato quanto ama la trilogia vecchia, pur trovando dei difetti nel terzo, poi ma Adornali, cioè l'Ewok. Ah, di quello di Marca? Sì, cioè brutto. Ma dico, e anche l'ultimo, io sono andato a vedere, quando si parlava di cioè io sono andato a vedere La Minaccia Fantasma, perché lessi la critica, è il miglior Star Wars mai fatto, hanno inizi a sedere. Sente un coso nella forza e li vogliono ammazzare i Jedi col gas che ne ammazza nemmeno, ci sta a Parnaso e Dudroni, infatti, ma come cazzo l'hanno scritto? Un brutto proprio sentimento. No, ma poi sai qual era il problema di quelle cose lì, di queste cose fatte anche magari per il pubblico nuovo? È che io capisco il bambino, no, a 7-8 anni non ha mai visto Guerre Stellari, per lui rinasce una storia e io sapevo già chi Palpatine era infame, che quella moriva, chi ti faceva fine, cioè quindi mi sono dovuto però buttare. Se permetti è peggio dell'ultimo, che a un certo punto dicono oh, ah, è morto il cattivo del secondo, che cazzo, ah, Palpatine, ma riprende insopportabile, ma perché è la ricerca, siccome il secondo era bellissimo, direi, il secondo era troppo bello e distruggeva tutto quello, però che era Guerre Stellari, giustamente, perché rifaceva il nuovo, però il pubblico, non tanto l'incasso che comunque era buono, ma il pubblico non si va a vedere quello dopo, buttaci Palpatine che è credibile praticamente come io che voto la Meloni, la stessa, certo, livello. Quindi cioè, è proprio una cosa impossibile in quel senso lì, però ripeto, io sono uno di quelli che ci spera sempre. Quando andai a vedere Rogone lì, Rogue One, che è nato su un buco di sceneggiatura, anche questo bisogna capirlo, perché hanno fatto Rogue One? Scusami, c'era un buco, ma c'era un buco di sceneggiatura, sì, hai fatto la morte sto cazzo che è indistruttibile, hai fatto un buco largo 20 metri che va preciso nel buco che scoppia tutto, vuol dire che l'hai scritto a culo, allora cosa fai? Sfruttiamolo. No, sfrutti, hai fatto Rogue One, hai fatto vedere che chi l'ha fatto apposta perché è un infamone che faceva finta di essere dalla parte, no? E quindi Rogue One è così, e fa 15 dall'ideale perché c'è il buco che intornava in cazzo, e poi lui lo gira alla stragrande perché è un grande regista e fa la sporca dozzina e mezza allo spazio, tanto muoiono, lo sai già, anche quello è un film che se già, ripeto, sono più i personaggi di fin dopo, no, sono ma sono morti, no, ma poi lo dice come si chiama il mezzo pesce che gli dice sono tutti morti per darci questa cosa lì nel terzo Guerre Stellari, quando gli danno le piviane, quindi si sa che moriranno tutti quelli della missione di Rogue One. Io poi pensate come sono scemo, io mi sono divertito anche un solo ho pensato solo al cinema, è un titolo che non funziona questo solo, cioè, mi sono visto lui da solo, proprio solo sì al cinema. Guarda, ma sei, cioè, io mi sono anche divertito, però in effetti lo sai che cos'era il problema? Vedi il livello critico che deve. Se forse non è nemmeno questo, però qual è il problema? Quando ti hai un personaggio che è un guaglione, però violento, che ammazza, è crudele, l'hanno ridotto un po'
arbonaccione che ci diventa, invece non mi garbava quello. Io mi garbava, infatti ho odiato quando ci mettono la pistola nella nuova condizione. Cioè io amavo il fatto che Lucas avesse portato un cattivo a diventare buono lentamente, ma lui era un cattivo, una merda che comunque lavorava con le peggio merda, era un mafioso, e poi scopre l'amore, scopre quindi l'idea di salvare, e infatti si vede la scena che spacca tutto, che sorride per la prima volta, è contento, non c'è becco di una cosa che è l'azione positiva, ma è un classico, si vede da Zootropolis a tutti, è un classico. E questo qui ormai i critici non vanno più in questa analisi qui. Cioè, la preferenza analiti critica tanto l'ha decisa Ghezzi come funziona. Apri, dici chi sei, poi dici un minimo di trama, poi dici oggettivamente cos'è e poi spari il tuo. Non è che ci vuole molto. No, infatti. È così l'ostruzione critica. Io che sono talmente idiota, in realtà, a volte dopo 30 secondi faccio questo film, leva di culo, e vi spiego perché stoppano. Quindi hai già detto levano di culo, quindi è già un errore. È il primo errore di critica, la prima cosa critica cinematografica, quando scrivi le considerazioni in fondo. Oppure quelli che danno i voti a fine video saltano direttamente al voto. Al voto, sì. Ma che cosa cazzo lo dai a fare alla fine video? Una volta ci aveva scritto sotto il titolo, io infatti a volte pigiavo, dicevo, ok, l'ho messo il voto. Ma io il voto, sai qual è il problema? Che siccome io veramente non so te che voti, cioè non so voi come date i voti, no? Quindi un 8 per me magari un 6 e mezzo per te. Cioè non è comparabile, non è che c'è una tabella unica per cui il 10 è 10. Io se leggo Nazzaro, no? Che anche lui è bravo a scrivere. Giona Nazzaro, quando vedi le padelle, Pagelli ogni tanto su film TV, da più 10 l'anno, cioè quindi probabilmente il suo 10, io 10 lo darò a 100 film nel mondo, se forse dovessi dare un voto. Quindi evidentemente darei tanti 9. E lui probabilmente i suoi 10 sono tanti 9, perché quello sopra non ha nemmeno bisogno del voto. E ha capito, quando mi dicono ma Quarto Potere quanto voto gli daresti, ma non c'è un voto per Quarto Potere, c'è un pianeta sopra, cioè che va oltre al 10. Quindi c'è, questa cosa ce l'ha fatto, ripeto, qui il discorso della critica sarebbe da parlarcene 6 ore, perché la critica non c'è più. E se la critica nuova sono bimbetti che parlano, sono solo bimbetti che parlano. Ma secondo me non sono solo bimbetti, secondo me il problema è che adesso, anche nel tuo caso purtroppo, la gente si sceglie il suo idolo. E quindi qualsiasi cosa dice, sempre esistito, Io voglio sapere quello che dice, quello, ma quello che è sempre esistito. Io volevo sentire quelle sentivagare di Enzi Canova e di sentire quelle parole, però poi ascoltare il resto. Qui vuoi ascoltare l'opinione, qui vuoi dire sì o no, no, ma sai qual è? Dice sì, innocente dice no. Ma no, sai qual è quello problema lì? Perché magari vai a fiducia, queste cose. Il problema netto è che uno sta nella sua comfort zone. La sua comfort zone, quello lo posso capire anch'io. È inutile, mio un prassi, cioè tanto, cioè mi interessava, mi compro, mi devo comprare per forza, che ne so, Flash o Mucchio Selvaggio per trovare la musica e mi garba a me. Cioè è inutile che mi vada a prendere, che io Chuck non l'ho mai comprato, è inutile vada a comprare Chuck, mi dispiace perché si scrive su Best Movie, ma nemmeno se mi paga. Io ero abbonato un tempo, però ero abbonato a Chuck quando ti davano, quando uscivano i DVD, no, ti davano. Ma sai qual era il punto? Io no, io cosa facevo? Io parlo Chuck dei metà anni 80, ragazzi. Cioè quando è nato io comprai i primi numeri, perché io l'ho letto negli anni 90, ma avevo 12, ero un 15 bambino, anni, quindi c'era solo quello, compravi Chuck, però era più bellino perché c'era nel mezzo le locandine a strappare, cioè ti ripeto, ho sempre cercato. Poi quando uscì Duellanti, che poi diventa due, allora lì negli anni 90 incominciavi veramente anche in Italia di oh mazza, cioè però che lettura enorme. Però ripeto, io nasco col genere, quindi se a me mi dovete dire preferisci il Cavallo di Torino o l'Aldilà, io preferisco l'Aldilà di Fucci. L'ho visto la Kung Fu che hai fatto in Cialdilà. No, ma quello l'ho fatto. Quello l'ho fatto perché queste merde devono capire. Capito, bravo. L'hai fatto vincere il Quarto Potere. Il Quarto Potere ha già vinto tutto. Ma che cazzo serve? A cosa serve? È un rompimento di coglioni. Allora senti, a me piace. Io ti favo, quando io ho sempre seguito il tennis, quando arrivo a Chang contro Ivan Lendl, io tiravo Chang, non ti favo Ivan Lendl, lo voglio distrutto questo mostro che è 10 volte meglio di lui, ma è arrivato sto nanetto, lo sta a distruggere, e l'aldilà in quel momento era la rivalsa verso chi non ha mai vinto un cazzo, e quindi Fulci, almeno nel mio piccolo, che non conto un cazzo, il mio ungrun grun come cazzo di merda si chiama, che è un gioco di merda tra l'altro, ma è un gioco di merda, nel senso che tutti i film che ha fatto me li portavo sull'isola deserta, cioè mi importava una sega di cancellani uno là, cioè se mi devi fa scegliere fra il Settimo Sigillo e Quarto Potere, fa in potere, cioè sì, è uguale lì, fai cioè, proprio fa in potere, cioè, era tutto così, ma lì vai a gusto, capisci, ma non esiste il gusto, perché a me mi capano tutti e due allo stesso modo, quindi alla fine è venuto fuori il mio gusto, quello estremo, quello che dice. Quando ho detto questi sono Pink Floyd e questo è Johnny Thunders, sono sicuro è lì che nasce la forza, che tutti hanno capito Pink Floyd, nessuno sa chi cazzo è Johnny Thunders. Quindi tutti sanno cos'è il Quarto Potere, a voi di dire che ci stanno a seguire, e magari nessuno ha mai cagato l'aldilà, che è uno dei 50 horror più belli della storia del cinema, e magari scopriranno un autore come Fulci, invece li sta sempre dietro a romperci i coglioni con soldi quattro. Di nuovo lo stimolo della provocazione. Sì, ma la provocazione che per me è realtà, perché di tutti quei film che sono passati, quello che avrei visto volentieri quella sera lì è l'aldilà.
certo. Al di là del fatto che poi possa diventare, perché lì in quel momento mi rendo conto di non dover usufruire più della mia, diciamo, piccola forza mediatica per cercare di raccontare il vero, ma di raccontare solo il cazzo che mi pare a me, quello che è vero per me. Io faccio sempre questa distinzione. La gente non lo vuole capire. Io, la gente, infatti, perché detesto i commenti sotto quando mi fanno, no? Mi scrivono a volte delle pattate di veramente 1.000, 3.000, 4.000 battute sotto. Che fai? E con sotto gli ci metto un certo tempo, ma non l'ho ancora letto, perché così mi risponde, ma cazzo, devo rispondere, gli rispondo, ma scusa, c'è il video sopra da un'ora, ma parlerà quello lì, cioè perché devo, allora devo ridire quello detto nel video a te che mi hai scritto sotto. Lo trascrivo sotto. Cioè, quindi c'è un modo, ripeto, che è un po' assurdo, c'è questo modo di criticare quello che c'è nel video attraverso una discussione che non può nascere, te l'ho detto, perché è un mezzo che non ammette la discussione, fatti il tuo video. Non l'ammette fra di voi, ma io ho già parlato, perché devo continuare a dire che mi ha fatto Caietti? Ma perché l'ho detto? Perché l'ho specificato? Perché non mi piace c'è? Perché è oggettivamente ben fatto c'è? Quindi guardate, guarderai, vedrai sempre. Ma perché quando... ogni tanto non sanno accettare le posizioni degli altri, accettano... hanno bisogno di metterti siccome in difficoltà, se, di grattarti via un po'. Siccome se odiano un regista, lo odiano a priori, io invece ho il mio bel Blu-ray di Gaulle e me lo guardo una volta al mese, perché è un gran film. Peccato ha fatto solo Bella e tutto il resto per me è spazzatura. Io gli ho detto, per favore, fammi solo animazione, fammi animazione. È il mio gusto, è il mio modo di fare. Ma non è che per quello... Cioè io Rebelone... Quella Bel Moon, questa cazzata. Io sono andato col cuore, ho fatto, ma stai a vedere che questa volta lui gli piace, stai a vedere. E invece? Ma invece mai, ma chi ci crede? Tu che cazzo ne so, io credo a tutti. Cioè io ho seguito Uwe Boll da metà anni 90 fino al 2010, non ha fatto un film che non fosse da merda. Poi a un certo punto mi ha stautato, Stoic, Rampage 1, Rampage 2, Assalto Vostri, tutti belli. Allora quindi... Cazzo ho fatto, porca puttana, lo vedi che bisogna sempre cercare di aspettarsi il meglio. Io quando vado a vedere un regista, ma veramente anche quelli che mi fanno schifo, spero sempre che tiri fuori qualcosa. Ma io spero sempre di trovarmi di fronte a qualcosa di bello, mai di brutto. È un po' come quando sei solo, ora sei sposato, ma quando speri di trovare una fia, speri di trovare sempre qualcosa di buono. Poi al limite ti trombi anche quello che non è buono, o a seconda di livello e garbo, ma parti sempre dal 10 e poi si arriverà al 5, se non c'è altro. Ma anche perché al di là del gioco dei ruoli... È chiaro che Zack Snyder ora ha fatto 12 film, quanti cavolo ne ha fatti, no? Meno. Cioè, ma per ti faccio un esempio mio, Emerald Fennell. Era molto difficile che Saltburn mi piacesse. Poi che facesse così schifo non lo potevo immaginare. Però è chiaro che se l'approccio narrativo di Emerald Fennell... Ah, il primo. Cioè, a me non è piaciuto neanche il primo. No, a me invece era piaciuto questo fatto. Però ti dico... Secondo me hanno lo stesso approccio narrativo, sì, di tono. Sì, però è il primo, no? No, ma il primo è sbagliato. Sai cos'è? Ma hai ragione, perché il film è sbagliato. L'ultimo è inconcepibile. Sì, infatti. Però l'idea era, secondo me hai ragione, però il problema è un altro. Cioè, secondo me quell'altro era un film veramente dolente. Cioè, non era un film per niente ruffiano. In realtà l'hanno fatto diventare ruffiano perché era il momento. Per niente, ma Ruffini. Per il ruolo che ha preso. No, ma non era per niente. Però anche vero che era una crudeltà, in realtà, anche verso lei stessa, che si fa un male eccessivo. Cioè, quindi è anche una critica alla donna stessa. Nell'ultimo è semplicemente c'è qualcuno che le figurine, fa tipo, tutte le cose, fai un po' l'Antimos, vai, anche senza buona una sera in quattro un po' Parasite anche. Il quattro terzi e Parasite magari gli ma è un po' Parasite come voglia allora, di voglia io di essere voglia di diventare. Teorema, Parasite, Salò, di tutto, cioè di tutto. Sì, no, ma per dire, ora vabbè, io tolgo stato, i nomi, tolgo cioè, i nomi. Siamo stati anni, io sono stato e ancora continuo a dovermi sorbire che Serbian Film è un bel film, cioè mi sono rotto le palle. No, decisamente è cioè, un film orribile, non sa di un cazzo, non torna niente. È fatto esclusivamente per i figli di papà che non sanno cosa, quei non sanno davvero qual è la provocazione. Shock. Devono vedersi Poliester, ti devi vedere John Waters è una donna che mangia un uomo travestito da donna che mangia la merda di un barboncino. A quel punto sei provocatore, si parla di 60 anni fa e sti quattro cazzari pensano con un bambolotto sto trombato di farmi a me impressione, ma che mi fai ridere tutto il film, dovete andare a lavorare. Infatti il regista di Serbian Film ha fatto più un film, ma no. Perché è buona un cazzo e la gente ha esaltato una stronzata di scena di stupro di un bambino di 15 anni e manco si vede che fa tanto paura, ma è un pazzo, che cazzo se ne frega, è film, è cinema. A me fa molta più paura è un film sulla mafia, lo dico sempre. Cioè, l'errore vero non è mai dato da queste puttanate qui. L'orrore vero è dato dal fatto che la gente chiude gli occhi e chiude gli occhi di fronte anche all'arte, ripeto, perché siamo in un mondo veramente dove si vuol trovare qualcosa di più del fatto che la Mattel fa i film per vendere bambole, punto. La Mattel fa i film per fare i soldi. Siamo in un mondo che io lo ripeto sempre. Sono cresciuto che in ogni film c'era, che cazzo ne so, la Coca-Cola,
la Fanta, sì, il famoso J&B, avevo ovunque io, le Muratti le fumavano tutti nei film anni 70-80 e guardavo io polizieschi. L'Acquapeio. L'Acquapeio, c'era sempre questo sì, e dietro i gelati di San Montano, c'era ovunque. Quindi il marketing, diciamo, l'idea di avere un product placement è normale, no, nel cinema. Ma ti sei reso conto però di una cosa terrificante? Ma nessuno se ne rende conto che il product placement è diventato il protagonista dei film. Cioè ormai non si fa più un film dove giocano a Lego, si fa un film di Lego, che venga meno o meno, a me non mi frega un cazzo. Cioè quindi il prossimo film sarà probabilmente la Fanta e la Coca-Cola che salveranno il mondo degli alieni, ma non gli umani che usano la Fanta e la Coca-Cola, ma la Fanta e la Coca-Cola che voleranno, parleranno e saranno super figura. È così, ci saranno le cartine di Magic che salvano il mondo. È quella la verità. Ormai il marketing, cioè quello che è stato fatto per essere venduto come giocattolo e puttanata, diventa l'arte e a quel punto l'arte muore. Non può sopravvivere perché può andare una volta bene una volta, ma le altre 100 muore, perché se te da veramente bisogna prendere Barbie come concetto di voler fare un discorso sul patriarcato serio, non sanno nemmeno che cazzo vuol dire, siamo messi veramente male, perché questi hanno messo a capo della Mattel nel film un gruppo di coglioni che è 30 anni che però fa i miliardi e non si capisce come se sono dei coglioni e non si capisce come, visto che è 30 anni che abitano in quel cazzo di palazzo, non riescano a uscirne. Quindi loro tutti i giorni che entrano e escono a lavorare perdono mezz'ora nei torelli. Ma siamo veramente rincoglioniti noi uomini o è rincoglionita la Gervi? Barbiland. Mi chiedo questo. Barbiland ci arrivi io Pattini a corsa da Miami. Arrivano lì tranquillo. E non fanno ci niente. Tutti. Andiamo fanno tutti niente a Barbiland. Basta mettersi Pattini e andare verso est su Miami. Cioè ma come cazzo lo scrivi? Siamo proprio di fronte a un mondo. L'entrata no, ma ti sto dicendo, pensami, non mi interessa quello. Se il film fosse stato preso per quello che è, cioè una cazzata femminista a caso tanto per vendere, non importa. Il problema è che diventa qualcosa di manifesto. Il manifesto quando è il manifesto di quanto hanno venduto un miliardo di bambole di Margot Robbie, ecco il manifesto. Manifesto della Mattel è quello: vendiamo le bambole. Cazzo gliene frega lui delle donne, cosa gli cazzo gliene frega dei diritti umani? Che le fanno fare in Cina bimbini di 3 anni, le bambole hanno i diritti umani. I diritti umani sono della Meriani e delle donne. Perché un'altra volta siamo sempre alla discussione donna-uomo che è veramente ridicola e fuori da ogni concetto. Perché se si parla di patriarcato sono puttane, il patriarcato ci sarà in qualche posto nel mondo. Siamo maschilisti, si fa schifo e le donne devono conquistare più perché noi siamo delle merde. Ma non parliamo di patriarcato perché se si era in patriarcato che ad Erwig non gli facevano fare nemmeno la pulisciculo dentro uno studio, no, la regista. Il patriarcato non permette alla donna di parlare, di votare, di esprimersi, di vestirsi come cazzo gli pare. Quindi siamo in un mondo maschilista, che è un'altra cosa. E non sanno nemmeno raccontarlo e ora ci raccontano che siamo nel patriarcato quando io dico sempre che io voterei, vorrei che fosse al comando una persona intelligente, forte e onesta. E quindi invece della Meloni che per me è una fascista, io ci voglio di morto un bimbetto di 27 anni maschio, sì mi importa un cazzo, ma che ci abbia le idee giuste, a me dello stesso, non me ne frega un cazzo, lo stanno facendo, no. Invece il problema è che anche i critici cinematografici per cercare di andare tra tutto stanno facendo diventare una lotta, anche una lotta fra sessi, quando non serve, che i sessi dovrebbero unirsi tutti. Infatti è un altro motivo del calo di qualità della critica, perché e va dietro al pubblico. Quello, no, non solo, e alle tendenze che sono tutto tranne che cinema. Cioè ormai parlare di cinema deve coinvolgere anche il costume. Ma quando, quanto cazzo me ne frega, ha messo la appunto, sinette, nera, bianca, ma infatti, strisce. Ma infatti, ma soprattutto film, cambia ma qualcosa brutto. Davvero? No. Ti dice la rappresentatività. Però non deve diventare un prodotto, perché poi paradossalmente va a creare quello che invece vorresti. Ma ragazzi, siamo dei razzisti dentro. Finché Orson Welles si pittava di nero e faceva le donne andava bene. Se invece ora un nero deve fare la parte di un bianco non va bene, è ridicolo. L'Otello fino agli anni 80-70 l'ha sempre fatto un bianco pittato di nero, quindi ci si prende in giro. Quando quindi se un personaggio che nella storia anche di Il Signore degli Anelli, ma anche Aragorn, lo vogliono far nero, ma è mia verba, è un film, se lo vuoi fare nero è nero, cazzo te ne frega, basta sia nel film. Cioè il problema alla base è che si discute sempre di ciò che è intorno ormai al cinema, perché questi vi fanno video su solo ciò che è intorno, perché non hanno idea di cosa sia un contenuto. E quindi ripeto, la critica grossa se parla di contenuti non la leggono, perché poverini, la gente non la capisce. Se invece la critica grossa si allinea a quello che è, diciamo, il discorso massimale del dover dire va questo di moda, non lo smontiamo, perché poi c'è anche questo discorso. La critica un tempo aveva un contratto 20 anni, 1.200 al mese, e ora a pezzo su pezzo, se questo scrive un pezzo su Michael Bay che fa schifo, che non gli garba, e 5.000 stronzi gli mandano una lettera dicendo fai ca, lui non lavora più. Lui il pezzo, non glielo pigliano più, hai rotto il cazzo, mi hai fatto perdere 3.000 vendite questo mese. È così, perché a me non potrebbero mai farmi scrivere su un giornale? Perché non mi fanno scrivere su un giornale mai? Nemmai me lo chiederanno. Perché a me non mi puoi venire a dire questo mese parli di questo e scrivi di questo, ma che cazzo vuoi? Prima di tutto, se scrivo davvero su un giornale voglio scrivere del peggio, cioè voglio scrivere della merda che dovete evitare, non delle cose belle tanto.
E quindi non te lo permetteranno mai, non hai mai la libertà di dire determinate cose, è regolare, perché è un mondo fatto tutto da 15 secondi. A me mi dicono i miei amici youtuber e quelli che guadagnano veramente tanto, mi fanno: che cazzo te ne frega, ma perché tutti i giorni fai 30 shorts su YouTube da 20 secondi, 4 storielle su Instagram, così metti tutto insieme e guadagni altri 30, 40, 50 euro al giorno? Mi sembra essere un buffone. Gli fa: salve ragazzi, io oggi faccio la short, oggi mi metto la sciarpa nera perché vado a vedere il ragazzo dell'airone. Salve gente, sono in macchina, un po' freddino, vado a vedere il ragazzo dell'airone. Salve, ma non mi riesce a fare a modo mio una cazzata del genere? A modo mio quello è un problema. Io ho la mia intimità. No, no, certo. Io certo. Le cose, io vado al cinema, quando vado al cinema, non può, a meno che non ci sia una cosa che voglio sponsorizzare, anche la ragazza, mi sono fatto la foto, sono arrivato a vedere il film nuovo di Miyazaki, non me ne frega nulla, è mio, è intimo. Hai fatto uscire video, è intimo, esce il video, è quella, io, per me è andata. Certo. Invece c'è questo continuo voler sentirsi critici. A me quello che dà fastidio è che io non mi voglio sentire critico, proprio perché non voglio editori, non mi voglio sentire libero. Il critico lo vedo sempre triste, ne conosco pochi, solo Filippo, guarda, Mazzarella è di fuori e chiacchiera, li vedo sempre tristi, sempre musoni. Che cazzo, ma divertitevi un po', ma andate al cinema come lavoro, non fate un cazzo. Cioè avete la possibilità del mondo, come a me, io sto campando con queste stronzate, io campo a parlare di stronzate su internet e andare a parlare a giro dei film che mi garbano a me, ma che lavoro è? Ma la gente, ragazzi, e fa e bu in terra tutto il giorno, e fa l'asfalto e tira giù palazzi, vela e lavora. Quindi la anche gente, a casa mia. In realtà la gente c'ha un piccolo problema, la gente ha un piccolo problema che sti stanca troppo facile delle cose che gli piace fare e incomincia a fare all'interno di quello che gli piaceva fare cose che non c'entrano un cazzo. Quindi c'è. Cioè, ti snaturano, incomincio. Io parlo di cinema e di musica. Posso mettere due libri dicendo sempre: non ci capisco un cazzo, le robe leggo io, non le robe per forza bellissime. Non mi metterò mai a parlare di Mozart, non mi metterò mai a parlare di pittura, di fotografia. Questi, il problema è la tuttologia. Cioè che questi sembra sappiano tutto, fai un post e scrivi: porca puttana Tuxedo Moon, levano di ulo. E la gente sotto: de, vaffanculo, sono meglio Pink Floyd. Ma l'hai mai sentito Tuxedo Moon? Cioè quello mi chiedo io. Se te mi metti Pink Floyd accanto a Tuxedo Moon, non l'hai mai sentito? No. Perché non mi stai facendo la solita cosa. Mi potevi dire: ma l'hai mai sentito per Ubu, Lee Wire? Cioè portami su quella linea lì. È come ti dice, grandissimi Bauhaus, sono troppo meglio ricchi e poveri, ma Che senso? Cioè, che senso? E ormai la discussione è questa, perché non c'è più nessuno che scrive un commento, quasi, poi ci sono quelli bravi, è chiaro, che abbia un senso che non sia quello di rivalsa, di questo è quello che penso io. E io dico sempre: siamo in una società dove tutti parlano, se quello che pensi te, fallo anche te in video. È che te lo vieta avere nessuno. È che se poi ti caghi addosso, non sei buono a un cazzo, non sai parlare, non è colpa mia. Cioè non tutti abbiamo i soliti talenti, mi dispiace, io non ho alcun talento per determinate cose, lo ho per altre come tutte le persone, quindi non riuscirei mai a giocare a hockey, perché non sono mai riuscito nemmeno a pattinare, monto su un pattino e mi si rompe la gamba di punto, cioè come mi metto il pattino non sulla pista, me lo sono messo, va bene, si è rotta la caviglia da sola, quindi cioè, non potrebbe, ci sono cose che fisiche anche, io quando con la Ele mi fa sempre: te non si vuole, io non so fare un cazzo con le mani, cioè si rompe un tubo, arriva Ele. Io c'avevo i miei colleghi smontano le macchine, montano, le trasformano tutto, un motorino, gli levano una finestra, diventa zero. Ma io c'ho da piccino. Io chiamo la gente, ovviamente. Dicevo il bravino. È venuto via anch'io, viene arrivato. Dicevo il bravino a 15 anni della Piaggio. Tutti ci mettevano la marmitta. Mi regalarono ma metterci la marmitta, ci ho messo 4 mesi e mi la perdevo sta cazzo di marmitta. È arrivato in un secondo, mio Tiziano che prende la marmitta, tro, non ti asca più. Ma hai fatto o non fatto? Io non ho fatto, mi hai fatto tenci a piscina. E ho capito che io con le mani, praticamente, non sono molto, cioè, metto una presa, 3 secondi e esplode. La gente dovrebbe capire che non è molto differente avere una sensibilità anche per il cinema, perché comunque la sensibilità di capire a occhio dove va messa una presa e come va costruito un muro, ce la devi avere, se no il muratore è bravo. Non lo fai. Cioè, quindi ogni lavoro e ogni cosa che fai dovrebbe partire dall'idea della coscienza di: lo faccio perché mi piace, non perché mi pagano, perché faccio il guapo. Il problema è che adesso la gente me lo chiedono a migliaia al giorno: o Frusciante, come fate a averci tutti quegli iscritti? Perché io voglio aprire il canale perché mi garberebbe, ma perché ti garba parlare di cinema? No, è così perlomeno ci becco un po' di topa, così perlomeno becco la crediti per il film. Spoiler, cioè, non succede. A lui. Come no? Io sono sposato, non posso parlare. Anch'io? Ma come? Appunto, non possiamo parlare, siamo sposati. Ma che sposato te?
No, sposato. Vabbè, convivente. Tre anni, ma 11 anni. Non dicevo come non funziona così. Sentiments. No, funziona così, ma funzionava così. Prato, se volete, vi potevo dire, ai miei tempi funzionava quando avevo 16 anni, fonda un gruppo come ho fatto io. Suona di merda, qualcosa la recuperi. Io invece quello dicevo ieri che negli anni 80-90 facevi il cinefilo, ti sputavano le fie. Sì, però dovevi fare il cinefilo in una certa maniera, perché io ero più furbo, nel senso che guardavo chi c'aveva davanti. Certo. Se ero al palco, certo, al concerto, vedevo questa tutta vestita di nero, ragionavo un attimo, la buttavi lì, gli buttavi lì la guappata, gli buttavi lì quindi l'espressionismo. Fai, sei vestita a cazzo, oppure ci sembri Marlene Dietrich, vediamo se capisci che cazzo dico, oppure mi fa, ma io non l'ho mai sentito io, gioco a pallavolo, se rispondevano sì, a volte rispondevano no, io il calcio femminile non lo seguo. E quindi a quel punto fai, ok, Ganzo ritorna al futuro, è troppo bellino, vai, va bene, abbiamo capito. Io ero più furbo, le mie compagne di classe no, chiedevo di andare al cinema, mi sparavano probabilmente. No, io invece no, mi vanno tutte, ma io perché ero stronzetto. Io vorrei chiudere questa domanda e fare un'altra domanda. Vorrei... Vabbè, che le domande, si è parlato di tante cose. Volevo parlare di un'altra cosa. Che è una puttana. No, beh, diciamo che è una traccia su cui esatto. Noi, il nostro podcast, noi parliamo sempre e solamente con registi o attori italiani e cerchiamo di parlare dei loro film. Che allora, appunto, finalmente sono persone serie che ci hanno in promozione. Io vorrei chiedervi una cosa, dato che il cinema italiano da ormai insomma non so quanti anni, forse più di 20, insomma, non 40, vabbè, non sta andando come dovrebbe. Io vorrei chiedervi, secondo voi, qual è veramente il vero problema del cinema italiano di oggi e come secondo voi si potrebbe risolvere questa cosa? Lo so che è una domanda impossibile da rispondere. Allora, il culto grosso di 10 anni fa, quindi adesso bisognerebbe fare il reboot aggiornato. Piccola cosa, vorrei chiedervi dopo che cosa ne pensate del film di con Fabrizio Quando. Ma dai, che non ho visto, quindi. Il film? Quando di Veltroni con Ciao, lascia stare, non faccio le provocazioni. Ma il Patreon me lo fai? Me la fai? Io non vado a vedere. Se mi fai il Patreon e decidi di donare, io ho parlato di parentesi tonde ieri. Posso parlare di tutto. A me non mi spaventa nulla, a me il cinema mi garba tutto. Mi dispiace anche per Veltroni, facesse belli i film belli in più. Aronofsky pure vuole essere belli, ecco, Aronofsky magari te l'ha fatti, cioè Veltroni e Aronofsky, ragazzi, comunque è come metti un gioco a tennis professionista con e tira le palline sul muro. Comunque questa era una burlata, non ho detto chi è dei due che tira le palline sul muro decidete voi. Io intanto, che sono più giovane di Fede ma più vecchio di voi, vi dico, Fede da più tempo di me, io è dall'anni 90 che sento, e infatti altri amici tipo il mitico Andrea Barone li maltratto per queste cose, perché continua, un saluto, a credere in queste favole che si sente è tornato il cinema italiano, è la rinascita, sì, per un film, due, perché un attore fa un film in Francia. Il cinema italiano è questo e lo è da quando è arrivata la televisione commerciale, non facciamo la retorica. Beh, e tutto si è spostato lì, il mercato, gli investimenti, i talenti, e ovviamente si è abbassato il livello. Il cinema italiano ce n'ha tanti dei problemi. In primis è che, come diceva Fede, saranno 30 anni che non riesce a intercettare il pubblico. Bada bene, per una Cortellesi, per cui si può essere anche contenti, ci sono 50 film quest'anno che hanno guadagnato meno di 300.000 euro. 50.000 euro, 100.000 euro. E un'industria impostata così, con i soliti nomi che lavorano, anche se non incassano, continuano a lavorare, e il resto continua a fare cinema invisibile, è una cinematografia strutturalmente inesistente. Non c'è il pubblico, non c'è l'autocritica da parte dell'industria di dire qui c'è qualcosa che non funziona. Non c'è l'industria. Sono più interessati a te. Riformulo, sono più interessati a tenere in piedi il castello della, chiamiamola, conventicola, e non c'è un minimo di autocritica. Cioè non si può continuare a pensare che siccome esce un Gigrobo, un Comandante, ora dico dei nomi a caso, non c'è ancora Domani, quello che vi pare a voi, se su 100 film ne esce 3 che Meloniano, hanno successo, Meloniano, il cinema italiano non rinasce, ha un successo, che è un episodio.
qui ci dovremmo ripartire dalle basi. Ripeto, io non ci credo più. Io ormai sono rassegnato a dire: può venire fuori un Sorrentino ogni tanto, un Garrone, può uscire un bravo talento tecnico, artistico. Però la struttura del cinema italiano, in quanto industria, perché comunque si parte da quello anche per creare l'arte, non esiste da 40 anni perché non c'è interesse di farla esistere. Si tengono con i soldi pubblici a galla gli investimenti e chi ne deve giovare. Non si pensa che determinati film non interessano a nessuno o che altri potrebbero funzionare ma vengono svenduti senza che ci credano neanche quelli che ci mettono i soldi, si fanno le loro vetrine e finito. Quindi il problema è proprio quello, la mentalità dell'industria del cinema, italiano. La gente lavora. È tanto semplice. Posso dire che questa cosa della rinascita ha ragione il tuo amico Nealò, di cui parlavamo prima, che quando... parla, quando dice che l'errore è proprio sto lì, cioè poteva essere una rinascita Gigrobo, se si faceva il seguito di Gigrobo. Ma io anche su questo Fabri, però uno fa l'industria. Però attenzione, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra, però attenzione. La Marvel crea un franchise e una macchina di soldi in un'industria però dove ci sono comunque i Paul Thomas Anderson, ci sono le vie di mezzo. In Italia vai da Sorrentino che fa 10 milioni, a Gigrobo che ne fa 5 e tutti i resti ne fanno 100.000. Quindi anche telefono intanto. Cioè, io capisco cosa dice Alò quando dice ci voleva il sequel di Gigrobo, però quella è una speranza commerciale, è una speranza di una volta, ma anche se fai 15 Gigrobo che fanno 5, perché ricordiamoci, anche questo è un falso mito, Gigrobo, che a me piace anche tranne la parte finale e che comunque è stata una bella sorpresa perché non sapevo chi era Mainetti, ha fatto meno di 5 milioni, non è che ha fatto la storia quindi certo. Anche se te fai 15 spin-off e 20 sequel, 15 e 20 sono 35, è un terzo della produzione annua in Italia. Te devi lavorare affinché ci siano non 3 Gigrobo ma ci siano 50 generic film medio, che ora non voglio fare titoli perché magari mi vengano quelli sbagliati in Italia, e soprattutto che non debba essere il film che porta il pubblico, ma anche l'eventuale star system, i nomi dietro la macchina da presa, davanti. È così che lo ricostruisci, non ci è andata bene una volta, spremiamola finché non c'è più nulla, perché quello è solo un modo appunto di fare mercato, e il mercato porta soldi a chi gli interessano, però nel senso, quando fai 5 Gigrobo al quinto la gente si è rotta i coglioni e il cinema italiano sempre quello resta. Scusa, perché invece è meglio rimanere qui che con solo quei 5 guadagni, ma il problema è Cortellesi. No, il problema che ora cosa vuoi che la Cortellesi faccia, c'è ancora dopodomani? Allora capiamoci, perché qui siamo usciti da un'altra parte. Scusa. Questa è un'altra cosa, secondo me, perché la condizione del perché il cinema italiano è questo è nota a tutti e basta. Cioè è inutile, non è quella questione di retorica. Berlusconi ha distrutto tutto e ha portato con sé e ha affondato tutto quello che erano. Ma non lo dico io, eh. Io ho parlato con tutti i registi. Ma sarebbe andata male comunque, Fede. Non è vero. Vabbè, ma è una dinamica, cioè è successo è quella, ormai è storicizzata. Sì, se lui, no, non certo, prendeva Umberto Lenzi, Martino, Dario Argento, tutti questi, e non li faceva lavorare alla televisione, e prima di tutto non portava via questi talenti, perché noi non ci dimentichiamo che a metà anni 80 sono andati tutti a firmare con lui per dei film che lui non gli ha fatto fare o che non l'ha stampati finché non erano addirittura morti di età 10 anni come Fulci. Quindi c'è stata una scientifica moda di prendere, prendiamo Diodato, prendiamo Martino, prendiamo Umberto Bava, prendiamo Umberto Lenzi, prendiamo i migliori che sono rimasti del cinema di genere italiano, lo eliminiamo dal cinema per 4-5 anni, è eliminato il cinema di genere, fine, perché a quel punto, siccome rimaneva altro con De Martino l'uomo Puma, questa roba qui che non ce la faceva per gli effetti speciali, che è un altro discorso ancora per il quale il cinema, però è un discorso che nasce perché le manovalanze che facevano i belli effetti speciali erano rifiniti alla televisione, il bravo direttore della fotografia preferiva lavorare per Michele Soavi e fare Ultimo che andare a fare il firmaccio di Ficarra e Picone, c'è poco da fare perché si trovava meglio, e quando uno parla, ma non è un simpatia antipatia di loro, cioè dico nel senso che l'Italia era un tipo di cinematografia che almeno fino a metà anni 80 proponeva di tutto attraverso una mancanza di quello che era lo star system. Noi non possiamo pensare di creare uno star system all'americana, pensare di creare un'industria americana, non ce la faremo mai, non abbiamo i mezzi nella popolazione, non è possibile che una popolazione di al massimo 10 milioni di persone vanno al cinema in un anno al massimo possa competere con una che al cinema ce ne va 200 meno media, è impossibile, come è impossibile competere con quelli cinesi, è impossibile con gli indiani che ci vanno tutti al cinema 3 volte al giorno ogni... o con quelle nazioni che ce l'hanno negli anni tipo la Francia. La Francia
Francia, che per loro il cinema è una cosa talmente ampia. Noi lo abbiamo ridotto, e ripeto, è inutile negarlo, il cinema italiano va sempre peggio, perché se un film come A Classic Horror Story va a finire su Netflix dopo che De Nester è andato benino e lui si era fatto un piede, hai già ammazzato un pezzo di cinema. E quella è una scelta cosciente di Netflix Italia, di non mandare un regista che poteva andare al cinema e eliminarlo. Infatti lui ha fatto un film, in 5 anni non lo senti già più. Non lo senti già più, De Feo, dov'è? Cosa starà facendo, quando uscirà il film? Non abbiamo questo in Italia, non c'è, non ci sono, ti chiedo io cosa funziona, non ci sono veri uffici stampa, perché sono tutti buoni solo alle calcole e grossi. E quindi in Italia, come dice Benete, ho fatto un video che ha 15 anni per capire cos'è l'Italia, non è cambiato un cazzo. Tanto in Italia no, la logica è sempre una per fare i film in Italia, ed è per questo che non ci si smuove, perché non si dà mai una logica meritocratica, non si guarda come cazzo scrivono, se no i Licaoni avrebbero già fatto 5 film lunghi al cinema se si guardava chi era bravo a girare, perché tecnicamente sono fantastici, quindi meglio del 90% di quelli che girano film ora, e anche della Cortellesi, mi spiace per lei, perché Bianchini non si può guardare il film, lasciamo sta, quello ognuno li guarda per il livello, mi piace. Io ti sto dicendo che ci sono condizioni per cui quelli che dovrebbero essere gente che fa affezionare al cinema, che fa domande scomode, che porta allo spettatore a discutere, diventano uffici stampa che fanno le solite 4 domande che le dicono di fa. Quindi l'hai avuto come appunto intervistatore del genere. Quando vai a leggere i giornali sono talmente semplificati ormai che fanno in 3 righe e diventa tutto un clickbait, non è più una, anche nei giornali, nelle cose serie, non è più andare titoli, c'è titoli. il titolo cazzone, vai dentro e poi il titolo è l'articolo, perché ci aggiungono 2 righe e è finito. E quindi è così grande, che funziona, quindi... i blog funzionano così, c'è scritto nuovissimo film per il regista di Stripoli di Piove, vai dentro, nuovissimo film per il regista di Stripoli, se glielo, tra le Piove, se glielo fanno fa. No, oppure ci sono, no, ci sono quelli bellissimi tipo non crederete mai cosa ha combinato Federico Frusciante. Federico Frusciante ha pubblicato il nuovo video. Fai video. Esatto. Cioè, grande. E io mi sono trovato infatti anche in mezzo a una strana diatriba sulla fare vari canali cinematografici che hanno incominciato a fare video e articoli sul fatto che io stavo per girare il mio primo film. Ah, è vero, è vero. Io mi sono tra cui il nostro amico Andrea Barone, un saluto. Io mi sono trovato a fare, ma io ma grazie davvero a sto punto, davvero me l'hanno dato a Veltroni, vai lì una volta, tanto l'hanno dato a me, grazie, perché Veltroni i film li fa perché è bravo. No, è un cazzo, la verità vale per questo tutti, questo si bippa, questo si bippa, la verità vale per tutti, la abbiamo verità, conflitti di interesse, ragazzi, un po', ragazzi, la verità in Italia è semplice, perché in Italia non si fa i film buoni, te lo dico io, perché Ciavaini quando fa i film, e quindi Mainetti, mi dispiace ben per lui, c'ha sorti a palate, quindi non gliene fregava un cazzo, a lui voleva fare Frick, che andasse bene, no, glielo faccio, e ha fatto una cagatella di film. Ti va detto, hai speso Mainetti, troppo. Mainetti ha venduto il suo il palazzo del padre a New York per fare Freaks. Ma non si fa, ma non si fa, Mattiello, il palazzo di Babbo, mettilo. Invitaci. Invitaci noi. Mettilo, diciamo, in ipoteca, fatti prestare 1,5 milioni e fai un film un po' più giù, vediamo se funziona. Cioè il problema di. Prossimo anche è costato 20 milioni. Ma eh? Troppo, per me è una grande era enorme. 20 milioni ci se ne fa con 20 milioni. Beh, 40 milioni. Infatti. Se lo dai a uno bravo, 500.000 euro, ti fa un film. Infatti questo, Riccardo, è un altro problema, che un regista italiano fa un film che, ripeto, non incassa 40, incassa 4,5 e poi il film dopo 30 milioni di budget. Ma no, spendine 2, no? Per un mercato dove se ti va bene ne fai 10. Fai 5, 10 quando proprio quando c'hai lo voleva esportare all'estero, ma esporta all'estero perché che vanno a esportare all'estero sono quelli belli. Cioè, no, anche questa quelli che fanno qualcosa. È successo anche recentemente. C'è un problema grosso, ragazzi, con l'estero, però. Ferma lavori. Cioè, quando è giusto, lui fa quelle di parte, ognuno fa quelle di parte. Ma se te poi ti vuoi, come hai detto, cioè il problema, lo sai, Valè, che se ti vuoi conquistare con l'estero e poi però vai a sbattere con le produzioni dell'estero, che 20 milioni ti ci si puliscono il culo. Allora a quel punto all'estero non conta più niente, perché quanto lo potrai vendere? Pensiamo per esempio a The End del Missis, che è costato nulla, l'ha venduto all'estero, ci hanno guadagnato milioni. È andato di lusso, perché è costato poco. Infatti Sconosciuti è entrato in Guinness dei primati del film più remichizzato. Per forza, perché è talmente scemo e brutto che l'hanno remichizzato tutto. Un film così brutto va remichizzato. Cioè, quando un film non ha coraggio... un film non ha coraggio e quindi lecca il culo a tutti gli spettatori che entrano nella sala, perché salva tutti. Un film che salva tutti è perfetto e verrà sempre prodotto da tutti. Il problema è che, ripeto, in Italia non si fa grande cinema. Uno, perché lo fanno solo i lecca culo e figli di stronzi, quelli che proprio leccano il culo.
culo, arrivano nelle case, slappano fino a che Maremma Cane la merda non riesce dalle orecchie. I nostri ex ospiti. Questi, i leccaculi proprio. Leccaculi, oppure, tanti sono così, oppure tanti hanno i soldi di famiglia, ben per loro, però non è che fanno uno sforzo diverso, oppure semplicemente sono stronzi, è gente infame. In Italia, cazzo, non trovo mai uno. Quando trovo i registi, io vedo Piove, guardo Piove e faccio, cazzo, se questo film fosse venuto dalla Francia, sarebbero tutti a scrivere, allora, grande, vedi, i francesi sanno fare le ossa, in Italia non siamo buoni in cazzi. Non l'ha voluto cagare nessuno. Esce il film dei Misischia, Garbi o non Garbi, non ti caga nessuno, ma buttalo via. È un problema netto di pensiero, no, ma proprio un pensiero di testa. Cioè, se noi abbiamo per primi i distributori che in realtà fanno, senti, io ripiglio soldi dalla Rai, ripiglio soldi da quello, ripiglio soldi da quell'altro, ripiglio soldi fondi pubblici, ho già guadagnato 1 milione. Se, e loro lo fanno, ma non solo perché così hanno solo quei soldi, perché sono vigliacchi, non hanno alcuna intenzione, perché non sono i primi, e infatti andrebbero cambiati tutti, fum, via, sono i primi a non crederci. Se sei il primo a non credere nel cinema, e non sei come Ponti che diceva non me ne frega un cazzo, io do 10 miliardi a Fellini negli anni 70 e poi do 1 miliardo per fare Franco e Ciccio e poi ci faccio i 30 per rifare i panni. Se non ci sta questa voglia di amare quello che si fa, il produttore deve essere una persona che o ama quello che fa o comunque ci vuole fare tanti soldi. In tutti e due i casi, in Italia non esiste, perché quello che ci fa tanti soldi non esiste perché ce ne fa tanti per sé, nel senso ne fa tanti ma ne potrebbe fare molti di più. Se e poi perché si dice non vuole beccare il pubblico? Ma se il pubblico italiano, ragazzi, sia un pastelli tutto, è un loro coppale come quella merda di film di Muschietti del cazzo che devi fare hit, ma cosa fai? Ma vai a lavorare. Questa gente, lui che lo ama tanto, ma Dottor Sleep? No. Qui mi dissocio categoricamente. È spazzatura. È spazzatura. È spazzatura dove si dice non voglio toccare Kubrick, non c'è niente, non è il sequel di Shining, ma l'overlook è quello, non è quello del libro, il pavimento è quello, non è quello del libro, sì, è lo stesso, la stanza è cambiata. Lui non ha mai detto che non è il sì, vabbè, no, non apriamo detto, parenti. Lui l'ha detto perché se poteva dire, il povero, perché è furbo Flanagan, si dice ho fatto un film di Kubrick, ma cosa c'è? Ma ti è venuto un tumore al ginocchio, sei impazzito? Chi è il pazzo che decidi di fare? Oh, Full Metal Jacket 2, dai, dove va? Forza, vai, forza, vai, da Francia, Meccanica 2, subito, subito. 2, il libro esiste. Ma è una trilogia. Ma non è il libro, mi interessa. Ma io dico, chi è lo psicopatico che dice vabbè, io rifaccio Arancia Meccanica. Stai no. Fermo, stai nel tuo. Cioè, non lo fare tu. Io sono sempre vestito. Non si tocca perché tanto poi vai a confronto e c'è Van McGregor che rotola con un altro imbecile per tutto il film. Anche a me è piaciuto Dottor Sleep, devo dire. Ma senti Carmelo Forno Bolons, per forza c'è la cantante, la protagonista, è la cattiva. Ma questo non dimostra il fatto che non sia un film di merda. Io sto solo dicendo il fatto che ormai Dottor Sleep è un horror. Complimenti, io ero abituato che era Society di Usina. Tempo voi, questo è un horror? Complimenti, questo è un horror, è roba, fantasy per bambini scemi, Dottor Sleep, è una rincoglioninata, una proprio una stronzata, l'horror deve farmi uscire dalla sala col giramento di coglioni, e il bel cinema, quello bello, o ti fa uscire col sorriso fino qui perché l'ha scelto, o ti fa uscire col sorriso giù, quando esce a metà come Dottor Sleep vuol dire che non è un cinema, è merda televisiva, spacciata per cinema, il cinema mi deve scuotere, io se vado a un film da ridere non voglio uscire che... Sì, sono divertito, voglio uscire che devo ancora ripensare a cosa mi ha fatto ridere. E nel film, nel cinema drammatico, horror, voglio uscire che devo ancora stare male per quello che ho visto. Perché se esco ho visto un bel film interessante, una merda, se io esco e so già cosa devo dire, è sbagliato per me. Perché non ti dà nessuno, perché non sa fare cinema. Sì, per te, oh, per te sarà quello. Io quando sono uscito a Blade Runner 2049 ho fatto lo vado a rivedere 3 volte. Molto semplice. Ma tanto te non li hai visti i film, quindi ti ragioni sì, a cazzo. Non ho visto La donna che canta. Perché La donna che canta, che è il suo film più bello, non lo voglio guardare. Non guardare uno dei film considerati da tutto il mondo, uno dei migliori 20 film degli ultimi 30 anni, non lo guardare. Ma che vergogna. È una vergogna quando lo guarderà. Infatti Polytechnique era proprio brutto. No, visto. Bellissimo. No, io dico che Polytechnique mi piace... Non apriamo le parentesi sui registi, ci si fa le note. Io sto dicendo semplicemente che in Italia avecelo un Villeneuve. Avecelo 20 che stanno gesti in set come Blade Runner 2099. Te prendi il regista italiano, tranne forse Sollima, e stioccalo in un set da 100 milioni e quello lì fai, ora te gestisci 18 unità, tutti gli effetti speciali come ha fatto Villeneuve, che te giustamente è un'indiciazione. No, è un'indiciazione, perché sennò se tu avessi letto il libro avessi seguito quello che diceva Villeneuve. No, non diciazione, l'ha fatto Dickens, ma non, l'ha ma, fatto Dickens, no, e Greg Fraser, ma non è vero niente, ma non è vero niente, sì, non sa dire questo di quadratura, non è vero niente.
non è vero niente. Come dice, certo, ma no, come dice Ridley Scott, come dice Scorsese, è il miglior tecnico che c'è a Girola, lo sai meglio di Scott. Quando ho visto la faccia di Favino mi è passata la voglia. Cioè io sinceramente ripeto, siamo in un paese dove l'attore che recita di più di tutti si lamenta di non recitare. Siamo in un mondo dove Christian De Sica dice per colpa dei comunisti non ho lavorato. Hai fatto 20 film come regista, uno più brutto dell'altro. Hai fatto 140 film come attore, vuoi fare dell'altro. Siamo in un posto dei comunisti, poverini. Tu lo sai che non sono mai stati al governo, non hanno mai fatto un cazzo in Italia, vengono messi per il male di tutto il mondo. È la verità. Lo sai, è la verità. Che il mondo lo sa perché siamo sì, perché c'è stato Craxi, Andreotti e tutta questa gente di merda che dava soldi ai suoi amici e li faceva fare mutande pazzi di merda. Tutta questa gente lì, tutta questa gentaglia da brindà quando muore, da fare le ole. Ma si sta scherzando, questa gente ha distrutto la cultura, ha deflagrato tutti. È morto Berlusconi, dovevo brindare perché c'è il rispetto. Rispetto per chi? È morto Hitler, allora cosa devo fare? Quando muore Hitler c'è il rispetto, io brindo per 3 mesi. Ma che cazzo volete? Non è una questione di augurare niente, sia mai. Ma quando succede una cosa che a me mi fa felice, tipo, vedo, guarda, 4 nazischini hanno preso le botte da Orbi da uno che l'ha sfarinati. Bene, cara, sei scontento, bene, se l'hanno aprito, siamo lì a pigliare le botte. Oh, il cinema è così. Il cinema noi prendiamo le botte tutti i giorni. Venezia, brindiamo per 3 mesi. No, ma prendiamo le botte tutti i giorni, quelli come noi chiamano il cinema italiano. Io non sono così rincoglionito da pensare che ci sia una rinascita. Non ci sarà mai una rinascita. Perché, ripeto, se le persone non hanno ancora capito che è molto più facile che se chiami Michele, che a me quello che dice su gusti e piacere è molto relativo, ma sono sicuro che se te vuoi sponsorizzare un film che può piacere a Michele come stile, Dottor Sleep, una cosa del genere, sono sicuro che lui che ha pochi iscritti al canale, comunque quei 5.000 che guarderanno il film, probabilmente 1.500 vanno al cinema. Se te prendi uno contro, cioè, lo ridevo di... E questo però è una nascita che nasce dai produttori, da chi fa la distribuzione, da chi fa la promozione. È lì che sbagliano. Se te la promozione la fai attraverso persone che non parlano di cinema, che non gli frega un cazzo, che parlano di altro... Sì, lì per lì sei di fronte a 300.000 persone. Andranno a vedere il film in 30, perché tanto a nessuno gli frega un cazzo di quello che dice lui sul cinema, perché magari parla di manga o magari parla di velo, però vanno dai grossi. C'è questo problema enorme. Ci sono persone, ripeto, chi lo fa o chi lo può fare da solo. Io ripeto da solo, non stavo parlando prima di da solo. Chi è che può dire io ora mi produco un film? Sei uno che le calcola e li trova in giro, non c'è versi. C'è soldi di famiglia, non c'è versi, perché non c'è altra possibilità. Sei un uomo di sistema. O sei uno di sistema che te li danno perché fai parte di qualcosa. Ma se no non è possibile in Italia. Non è possibile che io ho 6.000 sceneggiature, io non posso partire e dire ok, provo a fare un film, perché solo per ingarbugliarmi alle richieste dei soldi, solo per chiedere i soldi alla Toscana, casa, mi ci vuole che devo pagare almeno 20.000 euro un commercialista per farmi capire che cazzo è. Se si parte così in Italia, quindi vuol dire, che cosa vuol dire? Vuol dire che chi dà i soldi vuole tenere lontane le produzioni indipendenti, li vuol dare sempre a soliti, perché tanto c'hanno il solito commercialista che lavora lì per sempre e fa foglio sì, e è l'amico suo che abita accanto. A quello accanto, che abita accanto a quello del PD, che abita accanto a quello della Meloni, che abita accanto a quello della DC, che abita accanto a quello di tutti i propri partitini che fanno tutte le loro le piccole ripartizioni. È la realtà dei fatti. Quindi, nel momento in cui non si riuscirà a capire che i giovani che anche fanno il cinema indipendente, che a volte è anche molto bello e interessante, ma anche lì, se la voglia è di dire io basta che esca poi di lì perché io sono artista, è rotto il cazzo. Comunque hai rotto il cazzo perché non fa rinascere niente. Cioè ha ragione Michele, è inutile. Io sono dell'idea che sì, ha fatto un errore madornale Mainetti per me a livello commerciale, aspettare tutti quegli anni e pensare che qualcuno si ricordasse il suo nome. Il problema è quello, non cioè, Gigrobo, non si ricorda il suo nome, ma non te lo puoi ricordare. Sì, ma non fai il secondo Gigrobo, ma io non facevo un secondo Gigrobo secondo me, perché secondo me con quello ci faceva una cosa di affine. Per me ci faceva una musata. Lui doveva semplicemente prendere e fare un'ambientazione anni 70 e raccontare il babbo di lui, perché era immortale suo papà. Facevi un prequel. Oppure lo spin-off, qualcosa che costava ancora meno. Ma qualsiasi cosa, una stanza vedere se funziona, cioè nel senso questo è incassato 5, l'ho fatto con 1.5, questo l'ho fatto con 1.5, vediamo se ne incassa 8. Esatto. A invece quel punto, dopo, il passo più lungo della gamba, il passo sempre più lungo, sì, perché se te ci scrivi sopra da regista di Gigrobò, che nessuno sa chi è, mi dispiace, perché se sa noi avanti, ma la gente se le dici Mainetti fa chi, se le dici Garrone fanno tutti sì Garrone, c'è poco da dire. Il problema è a chi ha ragione, non tutti chiare, tra l'altro non tutti, però se siamo di fronte a una situazione mondiale dove già la poetica e la politica dell'autore non conta più una sega, tutti vanno semplicemente, noi si discute, si piglia per il culo Snyder, ma nessuno se ne parla, noi e la gente va a vedere solo il filmone perché c'ha l'effettone, cioè quello che sto dicendo, ormai non gliene frega più un cazzo nessuno di chi lo fa il film. Il film è il film del momento, si va a vedere il film del momento. Dura 3 giorni e via. È diventata una cosa troppo
poco artistica il cinema. Mi dispiace, a furia di parlare di industria, ci siamo dimenticati che per rifare rinascere un'industria in Italia devono rinascere gli artisti. E gli artisti li fanno rinascere i produttori, i distributori e chi scrive di cinema e chi parla di cinema. E se siamo sempre tutti convinti di dover stare dietro a quello che ci dicono, perché così è, perché siamo tutti bravi, siamo tutti belli, diventa un problema grosso. Ci sono momenti in cui uno deve un attimino anche decidere da che parte sta nella vita. Bisogna decidere da che parte stare, se uno fa le chiacchiere come me, Perché se uno dice all'inizio, a me non me ne frega un cazzo, io voglio fare soldi col cinema, a me non me ne frega un cazzo dell'arte né dell'industria, io faccio i video per fare... Sì, può darsi fino a me, parlavo più dello stronzo che faceva il blog. Io faccio il blog che parla ora di serie TV perché vanno le serie TV. Fra due anni arriva Magic, di più parlo solo di Magic. Cioè io sto parlando delle persone che in realtà sono i veri influencer, che non sono né io né Michele, sono quelli che hanno veramente milioni di iscritti, che sono lì, che sbarellano certe cazzate che poi chiamano... Che ne so, che dicono che Gian Maria Bonomi. Ma cosa stai dicendo? Da, molti sì. Che dicono che io mi trovo con gente che è quotata e che è convinta che Gian Maria Volonté sia Jean Marie Volonté e fosse francese. Jean Marie Volonté. No, ma non sto scherzando. Diretto. Ma questi non li conosco. Persone che non sanno che Takashi Miike si chiama Takashi Miike e Takashi Marlaka perché non hanno idea di cosa parlano. E persone che mi sento, e ripeto, io li frego tutti, io le live le evito perché vedo quando le persone non capiscono un cazzo. E allora mi viene voglia di fargli una domanda per fargli fare una figura di merda. Sì, lo vedi diventi, che le live dai. Ne faccio poche, no? Ma a me non mi va di, come si dice, di stare la gente, ma le faccio poche perché mi trovo in live dove mi chiedono: ma perché mi hai fatto una maglietta dove scrivi non capisci un cazzo, non è grave? Ma scusami, ma saranno cazzi miei, ma che domanda è? Ma perché c'ha la faccia lì? Cioè, è come se ti rispondessi sì. Ma perché hai deciso di, perché hai deciso di tagliarti la pelle sì? Ma io farò un po' il cazzo che mi pare. Cioè, il problema di oggi è che uno, questi bimbetti si pigliano talmente sul serio che veramente quando vai a parlare con Merighetti è una persona al pezzo, cioè è molto più tranquillo di loro. Non sto scherzando, se la tirano molto meno, ma è incredibile, questi bimbetti li provi a dire guarda, ma guarda il film di Tot, indipendente italiano, fa cacare, l'ha visto anche lui, cioè è inguardabile, no, perché il cinema, cioè questa voglia a volte di per forza, siccome uno non c'ha una lira, e questa è un'altra cosa terribile di italiana, di sostenerlo a ogni costo. Io non ho detto che i film che metterò nel mio meglio sono senza una lira e li sostengo, a me piacciono, che siano oggettivamente magari difettosi lo vedo anch'io, non me ne frega un cazzo, c'è anche questo gusto. C'è questo cortocircuito qui che siccome io credo tanto in questa cosa qui la sostengo a prescindere. E allora che cosa succede? Se sostieni tutto il cinema non rinascerà mai, perché infatti, se te sostieni 40 film e di cui 30 fanno cagare ma solo perché l'hanno fatto, si sentono autorizzati a continuare, ma poi siamo io prendo Ciavo e li faccio Ciavo vieni ti faccio vedere 3-4 film usciti ora horror italiani indipendenti e gli metto la merda che loro dicono che è bella perché lo devono dire perché non vogliono distruggere nulla. Lui mi guarda e mi fa ma che merda è, subito che metti americano, metti un mio amico americano, gli voglio far vedere com'è lo stato del cinema nostro, vorrei trovare una distribuzione e vede che questi parlano bene di tutto quello che di questa merda, poi quando la vai a vedere quello fa e questo lì che cazzo è, quindi quello veramente quello veramente bravo, quei 3 film belli indipendenti magari horror non lo italiani, usciti in mezzo ai 100 non ce ne arriviano nemmeno a vederli perché ne vedi 3 e fai oddio mio ma che cazzo è, perché un'altra volta ci siamo dimenticati e ripeto, secondo me il cinema l'avevamo fatto, non sono di quelli che dicono se non c'è soldi non lo fai, se non c'ho soldi e non c'ho gli attori e mi viene una merda è un problema mio, l'importante è che tu pensi di essere un grande regista, di aver fatto un gran lavoro, cioè nel senso io un po' non è che se Michele domani fa io voglio girare dei film di video di no, cioè uno gira il cazzo e gli pare certo. Anche un 1.000 euro e sa cosa gli verrà, quello che dico io è di cercare di stare attenti a pensare che la rinascita di un'industria come di artistica, perché si sta parlando di qualcosa che deve essere creato da una mente, da un raziocinio, dalla voglia di crearli, da narrare, se no non esiste il cinema, deve nascere prima dell'industria, ci dovrebbe aver voglia di qualcuno che abbia capito che quell'industria può essere remunerativa, ma può essere anche una soddisfazione personale anche produrla, cioè l'idea di andare a Cannes col film nuovo di Garrone, io ci andrei con... Cazzo tu ho prodotto, cioè io ti ho prodotto il racconto dei racconti, Tommy ha prodotto cazzo Siani, guarda che cazzo ti ho portato, è la verità, quindi sei orgoglioso poi magari del fatto che Siani, vedi me, a me fa schifo un cenere, ma deve esistere anche lui, perché può portare quei 2-3 milioni di più popolari che possono portare a soldi altri, il problema è che esistono solo questi. Il problema è che esiste solo una mandria di 20-30 registi che bravi o meno fanno sempre i film loro. Quando arriva qualcuno di nuovo, cazzo, oh, perché Gomer è una bomba, Tiburtina è una bomba, 30 sale, 18 sale, ma com'è possibile? Poi a pensare che rinasce con queste persone si fanno un culo così. Non esiste al mondo, non esiste, non c'è ricezione. La ricezione manca, ripeto, perché comunque
Noi siamo colonizzati dagli Stati Uniti e negarlo è negare l'evidenza. Quindi noi vogliamo una produzione musicale che sia uguale a quella degli Stati Uniti, vogliamo una visione che sia quella degli Stati Uniti, vogliamo un doppiaggio come fanno negli Stati Uniti, quindi non sopportiamo la nostra presa diretta, quando io guardando quasi tutto in lingua originale è tutto in presa diretta e quindi non hanno idea di com'è diverso l'audio in realtà dei loro film, che dicono ma senti, mi si sente bene il film americano, perché uno lo sente in americano, perché se lo senti in presa diretta è tutto l'opposto, anche lì c'è le ambulanze più alte, perché chiaramente è cinema anche lì. Qui è diverso, c'è la presa diretta. Quindi noi siamo un popolo completamente disabituato ad amarlo il cinema. Lo consideriamo semplicemente due ore di non so che cazzo fare, mi guardo un film. Non è così che funziona. Io non conosco gente che fa non so che cazzo fare, mi vado a vedere una bella mostra di due ore di fotografie. Ma chi ci va? Ti sto dicendo che viene considerata la cosa più bella del cinema, che è quella appunto di poterla guardare anche così, ormai è diventata solo quella. E mancando tutto quello che c'è a monte, quindi l'amore di chi produce, l'amore di chi fa, l'amore di chi distribuisce, ma è solo una questione di ah bello, io ho 10 milioni, a fine anno ne voglio 20, me ne frega un cazzo, fine. Non gli interessa che siano, quando anche ne potrebbe fare 100, non rischierà mai, non gliene frega un cazzo. Quindi ci deve essere un rischio che deve essere proprio, prima di tutto statale. Cioè bastano queste leggine di merda, 3 euro il cinema per i film italiani, non servono a un cazzo. Bisogna intanto ristabilire come vengono dati i soldi per prendere, mettere tutti quelli che danno i soldi, non ci deve essere un iscritto a un partito, il primo che ha la testa va fuori dalla finestra. Nemmeno iscritto uno, deve essere una cosa completamente fatta da addetti ai lavori. Cioè, quando negli anni 70 c'era chi dava i soldi, negli anni 60-70, e c'era nel mezzo il grandissimo Freda, a dare i soldi, a fare la censura, ci mettevano i grandi registi, ci mettevano i grandi scrittori, cazzo, ci mettevano delle colli, c'era gente mostruosa. Premiavano grandi, il valore. Il valore, ci mettevano questi a dire cosa dare o non dare. Infatti uscivano i grandi film e pigliava soldi addirittura gente scomoda come Elio Petri. Ora te prova a prendere indagine un cittadino e proporlo così allo Stato italiano. T'arresta, ciao, ti danno 4 anni di galera. È lì il punto, no, quindi guarda, ripeto, se noi si vuole continuare a fare del cinema semplicemente sempre basilare solo per le masse, non sono le masse che fanno i soldi al cinema, nessuno ha ancora capito che i soldi al cinema non le fanno le masse, li facciamo gli appassionati che vogliono andare a vedere tutto, vogliono sapere tutto, e questi appassionati fanno diventare appassionati anche gli altri, che quindi non diventano più la massa che va al cinema tutti i giorni, ma è proprio quel pubblico in più che io riesco a portare, quello che non ci va più, che gli fa ma vacci, e allora se io ti porto quei 100 persone in più sono quelle che vanno una volta a settimana al cinema, ma che ci rivanno, ormai la persona non ha l'abitudine di vado al cinema, mi passo una bella serata, perché è un'abitudine come leggersi un libro, non lo so, ecco proprio dell'idea, io è la frase e smetto, che sento di più, che mi dicono tutti, è vero che è un mondo di merda e quindi sta accesi a un po' rompimento di cazzo perché sta e soffri tutto il giorno, ma sentirsi di oh che bello vado al cinema, si spengo il cervello, è l'osa più triste che mi capita al mondo, perché è come di oh che bello, ora vado a fare una bella intervista a Ciavoni così mi spengo il cervello, saresti contento? Beh. No, non sei, dai, vabbè, l'ho già spento io da mo, no, ma, quello, vabbè, siamo ma nel senso uno non è contento, come perde il tempo, si parla, si imparla, no, cioè immaginate quanto è felice l'artista quando sente questo, lo dicono a me, immaginate com'è contento quando lo dicono a Villeneuve, oh, io vengo a vedere il cinema perché voglio spengere il cervello, o lo vai a dire a chiunque, cioè non è una cosa, non lo direi nemmeno a Siani, cioè è una cosa, cioè per me quando si entra in una sala cinematografica non c'è mai, non è che c'è la sacralità, cioè non è che c'è la sacralità, io non sono di quelli tipo Almodovar che è una chiesa, no, è però è sicuramente una cosa come un museo chiaramente non è una chiesa, può anche chiacchierare, però il museo è adibito, è fatto in forme per cui tu ti possa godere appunto l'arte che ci viene messa dentro. Se te vai a teatro, il teatro è fatto in quel modo, anche a livello di screenatore, perché tu ti possa godere a modo l'opera teatrale. Quindi negare che il cinema sia stato creato perché tu ti possa ad operare, a capire l'opera e a prenderla al 100% e quindi capirla anche al 100% è negare l'evidenza di quelli che dicono guardarlo in casa è lo stesso, non so mai del cinema, non è, e qui sì, è un discorso poi che diventa ancora più largo, perché ci sono cose oggettive per le quali andare al cinema è un'esperienza, esci, incontri gente, fai una specie di speduta, diciamo, fra lo spiritico e lo psicanalitico all'interno di una cosa vuota dove tutti subite, tutti noi subiamo qualcosa e lo percepiamo come una cosa che ci deve venire addosso, ne usciamo, ne discutiamo, probabilmente andiamo a mangiare e facciamo una vita sociale. Queste sono cose oggettive. Poi uno mi può dire, a me però me ne frega un cazzo e sto bene sul divano, quello è tuo. Però non mi puoi dire che stai amando il cinema. È un'altra cosa. Ti garba firme, ci passi il tempo, ma non è la stessa cosa. Quando mi trovo in difficoltà, lo dico sempre, qui è un discorso critico, sembra strano, dovrebbe fare molto di più la critica di me questo discorso. Uno come me che gli viene detto, ok, ora te ti guardi Annientamento.
di Alex Garland. Io l'ho guardato la prima volta all'anteprima, perché la Warner lo doveva distribuire su grande schermo. Feci ammazza, che film meraviglioso. Poi non va al cinema, se l'è comprato Netflix, lo riguarda la televisione, era un altro film. Quando poi uscì finalmente non l'ha cagato nessuno su Netflix, quindi l'ha buttato fuori e ce l'hanno ridato in Blu-ray. Abbiamo fatto una proiezione. Ah, ma non c'è più su Netflix? No. Però è uscito anche in un video per il long video, perché non ha preso i soldi da long video perché non gli funzionava evidentemente. Takashi Miike l'immortale, invece io sono andato a vedere l'anteprima e poi troppo al culo, la Warner l'ha venduto diretto lì, non si vede. Però per dirti, quando poi si è rivisto questo, abbiamo preso il Blu-ray, lo abbiamo proiettato in un cinema enorme, la gente che l'aveva già visto su Netflix, ma fatta, io non l'avevo visto il film, diventa anche difficile la critica sul colore, la profondità di campo, la recitazione, l'inquadratura, la geometria, non la noti allo stesso modo, è una diversità, io in casa è rarissimo che stia al buio al 100% per tre film di fila, muoio dopo 7 ore, perché io ne guardo 3 al giorno, muoio, sono così al settimo, il primo al buio, il secondo con mezza luce, il terzo a luce spenta perché tanto soffro di insonnia, fammelo vedere perché se devo sta luce prima, così lo guardo fino a sì, anche se c'ho il visore è grosso, menasa, ma non è quello, ti sto dicendo che pure vedi, lì ne parlavo con critici molto bravi di cui non faccio nome, se no li sputtano perché conoscono me meglio di no, che mi dicevano lo stesso, abbiamo sempre un problema nel dover pensare, quando si guarda un film alla televisione, di fare veramente una critica studiata, perché questi hanno studiato sulla profondità di campo, hanno studiato su come si fa la geometria, il critico serio ha studiato cose che la televisione non ti dà e che solo la sala ti può dare. Quindi quando si dice che ci si può innamorare del cinema con le VHS come ho fatto io e tanti altri, è vero. Ma è un amore che ti porta a quel punto a andare oltre, perché se te ti innamori veramente della musica, dopo vai oltre e vai a vedere i concerti, non è che rimani lì. Se ti garba il calcio, non è che c'è solo le spilline e metti i figurini, andrai allo stadio. È una cosa che va oltre. Andare allo stadio non è come guardare la partita. Andare allo in stadio TV. Non è come guardare la partita su Sky. Io non posso dire di essere uno che guarda le partite perché lo guardo alla televisione, non è guardarle allo stadio, è un'altra cosa. E quindi perché negare che guardare un film su YouTube non è la stessa cosa che guardare un film in sala, cazzo. Però posso dire che io recentemente al Festival di Roma ho visto questo film che si chiama Chambre 999, che è il seguito di Chambre 666, che era un film che fece Wenders negli anni 82, ma questo è spoiler, appoggiare, in cui prendeva in una stanza, durante il Festival di Campi, era una stanza, una ventina di registi, e ci ha fatto dire qual è il futuro del cinema, qual è il futuro del cinema, mi faceva domanda, il primo c'era pure Herzog, pensate. Certo. In quest'ultimo c'è Cronenberg dice... L'esatto contrario di quello che dici tu. Ma perché è uno stronzo che lo dice apposta? No, perché Cronenberg dice: io il film l'ho pensato come lo si vede, se poi vedi sullo schermo, se poi vedi su qua, e il film è quello come l'ho pensato io. No, non è che l'ho non pensato. È vero, Cronenberg dice questo perché è un ruffianone e ha ragione. No, è un ruffianone. Doveva prendere perché soldi è arrivato a una certa età. No, detto, no, regà, no, basta, perché è arrivato a stare 3 anni a dire Netflix mi salva il mondo perché mi produce il film. Quando gli ha fatto legge Crimes of the Future, l'ha fatto te lo produce il Tegame di Tuma. E ora invece, negli ultimi 6 mesi, è lì che dice: infatti, fa un altro film per il cinema. Cosa ha detto? La sala è intoccabile. Ma dice lui, è un bugiardo, questi sono tutti bugiardi. Sono tutti bugiardi, chiaro, ti dà i soldi a palate. Quello Netflix, è vero perché, ma che cazzo dici che è una perché merda? Il mio amico Nolan, che è il difensore della pellicola, da quando gli hanno detto di dire il contrario, prima i film sul cellulare no, ora recentemente film sul cellulare si può guardare, sì, popcorn si possono mangiare, sì, perché hanno detto palle, guarda che cinema, campano con popcorn e non con biglietti. E allora sì, si può ormai mangiare. Ormai è così, cioè, ma guarda James Gunn, ma un James Gunn pre-2010 non avrebbe mai chiesto scusa a nessuno, faceva Slither, faceva Super, faceva i film La Troma, e ha dovuto andare a slappare il culo alla Disney per fare quella pantomima di merda, cioè, scusa, fai l'anarchico e chiedi scusa. Quindi poi mi garba bestia su Suicide Squad, mi garba Guardiani, mi garba quello che vuoi, però poi mi sento respingere, che mi sembrano film falsi, fatti da un autore morto, che crea se stesso solo sulle sue ceneri, perché quando fai l'anarchico, li dovevi dire alla Disney, questo era il culo, cagaci sopra, ma vattene a fare nel culo, questo è un grande, no? Che va nel culo, è lo stesso con Morgan, siamo tutti così, è lo stesso Morgan che va a fare X Factor, gli dicono sei drogato e poi va da Vespa a chiedere scusa. Vai da Vespa a chiedere scusa e ti droghi. Ma Vespa, ragazzi, ma tu dovrebbe chiedere scusa perché la televisione ha 30 anni lui a te. Ma che cazzo si sta ragionando? Cioè, siamo in un mondo dove sembra di essere nei film con Will Ferrell. Avete mai visto Ricky Bobby o Anchorman? Quando lui va da lei e fa, scusa se te lo dico, ma se è una testa di cazzo non capisci un cazzo, la tratta malissimo. Ma cosa cazzo dice? Ma ti ho detto all'inizio, scusa, ma se te lo dico. Quindi posso dire tutto. E in Italia è così. Si giustificano, dicono, scusa, non capisci un cazzo. Poi il giorno dopo glielo fai notare, ma te mi hai detto sì. No, ma Ruzzavo, si scherzava. Siamo ragazzi.
ragazzi. I registi sono così. Cioè, in realtà poi Cronenberg fece una gran presa di culo quando montò sul palco e parlava, per esempio, di guardare Lawrence l'Arabia. Cosa gli disse uno? No, perché guardare sul cellulare è uguale. Lui cosa gli disse col sorriso? Beh, sì, in effetti, guardare Lawrence l'Arabia sul cellulare deve essere un'esperienza. Basta. Ma è un'esperienza, non è un film. No, ma lui ti dice... Ma no, ma ti dice, è un'esperienza, ma presa di culo. Come dire, non lo puoi guardare Lawrence l'Arabia sul telefonino. Certo. Non è possibile. Quindi ovvio, lui ti sta semplicemente dicendo una cosa che non vuoi capire, Ciavoni. Se il mondo va avanti così, il cinema lo dovrò fare per chi lo guarda nel telefonino, perché muore la sala. Ma quello di ora non è fatto per il telefonino, è quello che non vuoi capire, il discorso di Cronenberg. Ha detto così, ha detto un'altra bastardo. Cosa. Bastardo. Basta. Infatti, no, film bastardo, fatto. Basta. Ma no, ma certo. Infatti, cosa ha detto nelle conferenze stampa? Andate al cinema perché l'ho pensato per la sala. Bravo. Ha detto lui. E allora, però per dire che ormai dicono no, Nolan diceva fino a 3 mesi fa che non ti dovevi provare nemmeno alzati mentre proiettavano il film al cinema, dovevi fare le flessioni con una mano solo per dimostrare di essere in grado di entrare in sala, quasi dovevi fare il test sopra 120 di intelligenza. È vero. Lo dicevo, sì, ora ha detto mi importa un cazzo, basta e ci vai. E perché gli hanno detto testina di cazzo, guarda che a te ti paga la Warner Village, ce n'è 4 milioni per il mondo che vendono 6 miliardi di popcorn a pomeriggio e te devi dire che è bello mangiare popcorn, e lo dicono tutti. Quindi sono tutti, vi dimenticate che questi registi sono miliardari che vivono nelle ville che voi nemmeno immaginate cosa sono, che hanno di 150 macchine, 64 golf, 4.000 piscine, cinema interni, e vogliono rinunciare perché Ciavoni è bello, secondo te, a Vaini? Cioè, secondo te Cronenberg rinuncia alle 4 ASE c'ha? È buona a dire Maps to the Star, certo, però poi sta a casa sua dove c'ha 4 ville e sta mia... allora ti sto dicendo, una persona tutto... quando deve dire... Ma le contraddizioni sono... La contraddizione sono... vale dai miliardari. Io non mi fido dei miliardari, non mi sono mai fidato dei miliardari, mi fido di Carpenter, che dice chiaramente, a me mi danno 30 milioni, non posso far cazzo che mi pare, io mi vado a vedere la pallacanestro e Gioia Gioini, vado un culo a voi chi siete. Perlomeno è chiaro e diretto. E quando gli hanno detto, perché non fai una serie TV? La farei anche, ma al modo che voglio fare io, infatti non gliela fanno fa. E quando gli hanno detto, perché non fai qualcosa per la televisione? Ho fatto la roba per la televisione, va in senso, io non ho interesse alcuno di finire su un telefonino, non gliene frega un cazzo, ha 80 anni. Il problema è che perché Romero, come ci ho parlato io, quando dopo l'intervista, quando sei lì così, Romero, Snyder, il tuo Snyder, l'avrebbe appeso per le palle. Vabbè, certo, ha fatto il remake. No, ne ha fatto il remake, lui ha detto manco mai invitato sul set quell'animale, e quando gli hanno chiesto il film se l'aveva mai visto, lui ha detto di no. Ma di chi si parla, di un cane di merda, Herzog, sono due geni. Qui si sta parlando di un coatto di merda contro il maggior regista degli anni 60. Io ti sto dicendo che Romero non gli hanno più fatto fare un cazzo di film in 20 anni, perché uno che voleva farli per la sala e disturbava i coglioni per 1 milione di euro di merda, voleva 2, non è che volesse 30 milioni per 3-4 milioni di dollari. Quello che ti sto dicendo io è che è semplice il discorso. Il discorso è che il pubblico vuole ormai Gardaland. Vuole che scoppi tutto, vuole che la storia non esista, vuole The Marvels, non c'è versi, vuole 4 stronzi che dicono puttanate, spaccano tutto e dicono caglionate. Questo è quello che piace, perché se la gente riesce a salvare Spider-Man No Way Home, vuol dire che c'è un problema grosso. Quando si salva From lì, c'è qualcosa che non funziona. C'è il cinema, quando cita se stesso e lo mangia e lo rivomita facendolo peggio, non è più cinema, è spazzatura creata a arte, a hoc per garbare ai fan. I fan hanno l'occhi come le prosciuttati come la merda, e quindi se amano Batman siamo al punto, infatti, che gli amanti di Batman ormai hanno rivalutato Joel Schumacher, quei due film di merda. Per lì sono i più belli, sicuramente. Guarda, infatti, quando si tintila Capezzoli è la scena più Batman del mondo. Invece a Batman The Nolan 2 con quella da schiena, terzo si fa cagare al cazzo, nessuno mette il dubbio. Terzo è terzo è peggio di Schumacher, perché per il terzo sì, ma Batman Begins mette il Cavaliere Oscuro con quella cazzata. Io ti sto dicendo l'ultimo è come quello di Schumacher, fa ridere, non so perché, è diventato comico. Io sto dicendo semplicemente che, però anche lì guarda che assurdità. Amato tantissimo fino ai Batman, ha smesso di fare Batman, lo odiano tutti. Facci caso come il pubblico. No, ora il progetto è nato Oppenheimer, lo amo di nuovo. No, ma te lo ami, ma in realtà il pubblico lo odia. Lo odia, non ho capito perché, cioè, perché a me è sempre piaciuto Nolan. E ci sono alcune cose che non mi sono piaciute. Sempre di Nolan. Certe gonfiaggini, però quando dico lo reputo sempre un regista che va visto, perché non si sa mai. Sì, quello sempre. Qualcosa può sempre. Tirare fuori. D'accordo, perché Tenet mi ha fatto cagare. Ora, a me Oppenheimer è piaciuto tanto, ma non me ne piaceva tanti da tanto che non mi piaceva veramente un film di Nolan, quindi sono stato contento in realtà. Ma poi, quello che dico è proprio una questione di mancanza di prospettiva verso quello che è in realtà il regista che viene abbandonato. James Gunn ora sta facendo film, dopo che farà Superman, però per lui che smetta, c'è rotto, c'hai rotto anche coglioni. Cioè,
vent'anni i supereroi ci hanno rotto, ora basta, l'hanno fatti milioni. Chiunque amava i supereroi non può dire che non ha avuto i suoi 80 film in 15 anni, cioè c'è più film di quanti ne hanno creati in 7, cioè hanno fatto più film della Marvel, film della DC in questi 10 anni che i western da quando è nato il cinema ora, tutti insieme, compreso John Ford, Noir, tu mettili tutti insieme, non hanno fatto tutti i film che hanno fatto in 5 anni di supereroi, infatti quest'anno ne esce uno. Ho fatto caso, mi pare Deadpool 3. Deadpool 3 e basta, la Marvel. No, della Marvel. Sì, la Marvel, della Marvel solo, rendete conto, ne facevoci 6 all'anno. Non escono altri 3 della Marvel. Vabbè, c'è stato non il game che ha fatto con tutti. No. Madame Web, Venom 3 e Kraven. Bello, tutta bella roba, vedo. Tutta roba in uscita di alto livello. Quello che dico io è semplice e ripeto, ormai siamo di fronte a un mondo che non costruisce più l'arte attraverso quello che guarda, attraverso quello che vuol narrare, ma semplicemente demolisce l'arte per trasformarla in qualcosa che deve essere semplicemente preso, mangiato e cato. Non ci deve essere, non deve rimanere nello stomaco nemmeno per un'ora, nemmeno per 2 ore. Lo devi cagare proprio. Cioè devi... Ma guarda che al confronto Dottor Sleep non è di questo tipo, eh. Cioè a me mi fa cagare, ma non è film che devi mangiare e cagare, nel quel senso lì. Mark, io Flanagan mi sta sulle palle, perché io quando uscì Somnia Oculus lo adoravo e di sesto finalmente è un bel Oculus regista. Però c'ha quel finale. Ma però sai, un fietto contro. Ma mi ha fatto condolire un'opera quasi prima. Ma è carino, La stanza allo specchio, La stanza allo specchio, io speravo questo regista, invece per me si è venduto a fare serie TV tutte spiattellate uguali all'altra e ha fatto un film. Io lo adoro, ma io credo che sia il momento che si è giunto il momento di tornare al cinema per lui, eh? Sì, ma poi se che si levi dalle palle Stephen King e faccia qualcosa di suo, perché in questo modo qui diventa uno shooter come tutti gli altri, è la realtà. Ora è passato, ora è passato, perché a la Prime. Gente si potrà ricordare Dottor Sleep, ma tanto Flanagan non se lo ricorda nessuno, è la realtà dei fatti, perché hai fatto un film che è semplicemente un floppone per chi gli garba le cazzate, questa è la realtà dei fatti. E io sono uno di quelli che ama il cinema di genere, ragazzi, quindi amo il fantascienza horror molto più del cinema, come ti ho detto. A me, se io preferisco mille volte un cinema, io preferisco Carpenter 400 volte a che cazzo ne so, a Bergman, mi garba di più, al di là del poi se si mette a fare un discorso, ma vale critico, quanto Bergman e Carpenter, è ovvio, cioè no proprio... no, per me valgono uguale, però no, lo ti so, sto dicendo, è palese, sono, cioè, ti sto dicendo che per diversi, me, per farmi capire, io guardo, se mi dici o si rimette ora Persona o si rimette Sivio, non rimette Sivio tutta ovvio, la vita ovvio, sia per tranquillità. Sì o no, la cosa potrebbe pensarci. Per me è sicura, perché so, sì, non lo so, però la che cosa con Essi Vivono si raggiunge quello che per Distretto me è il 13, cinema perfetto. Forse ci potrei raggiungere. No, preferisco Essi Vivono a Distretto 13. No, ci sta, no, ma infatti io... No, ma ho visto anche più volte Persone, forse, di Essi Vivono in realtà. Però se mi si chiede qual è il mio gusto soggettivo, io butto su Carpenter. Se poi si può fare un'analisi di Persone e Essi Vivono, probabilmente ne esce con le ossa rotte. Ma non è questo però il punto. Il punto è che la gente non ha più intenzione di dividere niente. Cioè credo che non distinguerebbero. Se io li faccio, li metto lì sopra un quadro comprato da Ikea fatto da un madonnaro dove c'è 3 banane e 4 mele del cazzo e vale 80 euro, lo faccio vedere a tutto bello dipinto bene, strafigura, però proprio dipinto bene, lo faccio vedere a 10 persone, guardano, bello, questo l'ombra intorno sta 100 euro, li metto accanto a un Dalì, lo vendo a 5 euro, dei più strani, fa, ma che è sta merda? Ne sono sicuro. Quindi la logica rimbalza ormai su una cultura che è quella assolutamente terrificante, che viene definita popolare quando non è popolare, ma è sottopopolare, perché la cultura popolare ha portato ai film di Pasolini, la cultura sottopopolare porta ai film con Abatantuono e quello e quell'altro che fanno Babbo Natale, Biscugini di Babbo Natale, portano Elf, mi dispiace che è una cosa inguardabile, dici Mainetti che cosa ha fatto, ha scritto Elf, se lo potete evitare grossamente, non l'ho visto, è terribile, è una delle cose più brutte, ciao, che il cinema abbia mai creato. Dobbiamo inguardabile. Ne mi dispiace, Lillo, l'abbiamo conosciuto qua, hanno, certo, hanno fatto anche il film più brutto del mondo loro, che è L'Esquilino lì. Ah, cioè, toccare Carpenter, per favore, con quel titolo. Allora, io adesso arriverei alla parte finale di questa puntata, facciamo vedere abbiamo scelto 3 film dei nostri, insomma, dei nostri DVD, siamo tutti quanti collezionisti, voi molto più di me, di noi. Ma io non ne ho molto. Quanti ce ne avete? Michele migliaia. Vabbè, insomma, io ce ne ho idea. 1000, io non ne ho idea. Luce ne ha 2000. Avevo una videoteca con 18.000 DVD. Infatti. Allora, abbiamo scelto 3 film a testa, parte Ciavoni. Vai Ciavoni, parte, un piccolo parere. Parte Ciavoni. Allora, questo è un film. Non guarda, non spoilerare, guarda. Allora, questo è un film che vedevo spesso da piccolo, più giovane di Vergutto, su Sky, mi piace un sacco, lo rivedevo.
è di un regista che secondo me ti piace, vorrei sapere. Mi sa che l'hai fatto un padre. Questo è di John McTiernan. John McTiernan, bravo. Figo. Questo film è orribile il finale. Sì, sono d'accordo. No, a me piace fare che c'è un plot twist pure così a caso. Questo è... è talmente brutto che ribalta tutto. Perché secondo me tecnicamente era abbastanza ben fatto. Sì. No, perché? Secondo perché... me era ben fatto. Secondo me la sceneggiatura di questo lì è proprio... Secondo me qui si vede che c'è stata qualche ingerenza produttiva. Non l'hanno fatto lavorare... Allora, John McTiernan è un genio. Un genio dell'epoca. Poi nell'ultima parte della vita c'è avuto problemi. È stato in galera, tra l'altro, se non sbaglio, a ridosso di questo film. Quindi, sì, magari non era nemmeno tanto. Questi, secondo me, allora, ma questo come film. Ma che è stato proprio in galera, che ha fatto troppi film con Aronofsky. Ma diciamo che se questo film mi avesse girato Snyder, ti avrei detto ha fatto un film. Ecco, bravo, perché non è brutto, è un film, ha delle cose interessanti. Infatti avrebbe fatto un capolavoro. Snyder avrebbe fatto il suo capolavoro. Ma secondo me, ripeto, secondo me c'ha il problema di voler piacionare a tutti con quel finale, cioè dare una cosa col finale che tronca un certo tipo di atmosfera. Mi sembra quasi che questo mi è capitato anche in altro paio di film di McTiernan, che sembra quasi che arrivi a un certo punto che debba finire così, e questo film fa l'esatto opposto di quello che dice che deve fare David Mamet, che è uno dei più grandi scrittori e registi del mondo. Cioè, quando arrivi al picco della narrazione, è ben David Mamet. Mamet ha scritto un film dove ci vuole recitato, esatto, di recente, quindi... di Barbareschi, quindi... Direttore Barbareschi. Poi lo vedrai e non me la stringe con la mano. Perché Mamet ormai è diventato mezzo fascio, quindi è giusto che stiamo non si capisce come fa. Da Mamet fino a 5 anni fa era il socialista americano contro il consumismo, ha picchiato la... Nel film Fabrizio Ciavoni fa un assassino al liceo di veli brutti. Ah, sei un comunista cattivo? No, strano, no, strano. No, comunque dicevo, sai cosa? Dicevo, questo film qui secondo me dà l'idea appunto di essere un film a metà, nel senso che... Voglio ma non posso. Sì, e poi secondo me, per mio modo, John Travolta va su. Va su, a un certo punto va su. Sì, vabbè. Sai cos'è questo per me? Questo sai cos'è per me? Io negli ultimi due o tre anni... Non è appunto, perché John McTiernan comunque... Forse dalla pandemia mi sono reso conto che è arrivato il momento, per quelli della mia generazione, che... Questo cos'è, 2003? 2003, 2003. Quindi io qui avevo 18 anni e stavo passando dall'adolescenza all'età, non dico adulta, ma insomma un pochino più... matura, facciamo così. Poi io guardo film da quando avevo 3 anni come Fede, quindi ero già uno che li guardava, non solo come vado a noleggiare, li guardo, cercavo di analizzarli. Secondo me questo è il manifesto del cinema commerciale proprio da cassetta, come si diceva una volta, degli anni zero, che aveva tante storture, ma rivisto oggi un è po' un come grande da... cinema, è un cinema che aveva ancora l'ultimo sprazzi di artigianalità di questa gente che aveva lavorato negli anni 80 e 90 su canoni più alti. Certo, diciamo che hai ragione te. Questo film qui, se fosse girato da un altro, probabilmente sarebbe una merda. Sì, ma assolutamente. C'è una messa in scena, bravo, che quadratissima. Ma poi, ma questo, proprio in ogni poro esce cinema. Questo è il cinema. Questo è il cinema. Sì, è cinema. Di John Woo, no, se lo faceva Villeneuve, era una merda, ho fatto John Woo. Vabbè, John Woo per me può anche fare il panino del pranzo e portarlo a casa. Ma lo vedi? Film giustamente visibile, bellissimo. No, questo è veramente, è cinema, sì, è ancora in quel momento in cui c'era ancora la pellicola, il digitale non se l'era mangiata. Stava esatto. Ancora ci giriamo in pellicola. McTiernan, ci scordiamo che ha voluto il primo film in digitale, l'ha girato anni, quando ormai c'era da un po', perché... Qual era? Dopo sarà stato, mi pare, Rollerball. Ma questo che ha fatto? Che era una merda. 2006. Questo qui era in pellicola ancora. Altro Tom Hardy. Ma che Rollerball? Protagonista del film Tom Hardy, incredibile. Prossimo film. No, comunque sono i classici film che quando li guardava al cinema uscivo, erano quelli che non mi lasciavano nel senso che uscivo e facevo. Quando lo vedevi nel 2003 lo affossavi. Già 30 anni, Però se pensi a cos'è ora il film da cassetta, questo diventa questo capolavoro. Sì, sì. Si pensa che il film da cassetta di ora è Death Note, che cazzo ne so, o è quella cosa che produce Netflix. Riguardi tutto questo in prospettiva. Qui è la prospettiva di quello che è, diciamo, il The Killer che fanno ora. Esatto. Cioè, e questo qui, secondo me, vale più dell'ultimo film. Mi è piaciuto, ma non molto. L'invito che io faccio sempre alla gente, anche a distanza di 10-15 anni, anche finché ricordate brutti, riguardateli. Perché questo anche sono perché prospettive anni diverse anche sulla perché base dell'età. L'azionaccia di metà anni 90, tranne alcuni attori, era veramente terribile. Sì. Il cinema americano di metà anni 90, tranne alcune cose, era terrificante. Per quello che Tarantino ha dato quest'aria, non c'era niente. Perché i registi bravi erano sono questi, 70-80 che si portavano dietro. I registi nuovi degli anni 90 bravi. È venuto fuori il plot Thomas Anders. No, è che veniva fuori gli shooter, quindi il film era uscirato. Ma lui non è un shooter. McTiernan è un autore. McTiernan è riconoscibile. Gli shooter vennero fuori con Michael Bay, Simon West, Marcus Nisper, che non sanno Snyder, che cazzo è il film. Basta! Non sa cosa è il film!
basta. Lo shooter non l'ho inventato io, l'ha inventato Carpenter, quindi sa benissimo lui, e l'ha diretto e diritto a Michael Bay, proprio l'ha detto a lui. Quando gli dissero cosa ne pensi di The Rock. Parliamo del film della Fellazio. Vai, no, Fellow. Brown Bunny. Non siamo Vincent grandi Gallo. Fan, no, vero? Per me Vincent Gallo, se andasse a far cartone mi garba quando era. No, allora, questo film che tra l'altro la ruberò al buon Cozzari perché è molto raro in DVD. Lo sono tenuto perché ci devo dare negozio. E infatti, in versione noleggio, è... diciamoci la verità, è famoso solo perché c'è un'intensa scena di fellazio che Vincent Gallo riceve da Chloe Sevigny, all'epoca sua moglie, sua compagna, sì. Sua compagna, che appunto è proprio, infatti è un VM 18. Io il film l'ho visto, lo ammetto, una volta l'ho sola, visto tre volte tanti anni fa, non me lo ricordo particolarmente bello. Sono una scena vista, mi sa. No, no, io l'ho visto tutto. Su YouPorn. L'ho visto tutto, no? Però... Sai qual è il problema di questo film? È un finto sport. Sì, è che questo coglione di Vincent Gallo è convinto di essere un autore quando è un esatto, mediocre. Esatto, esatto. Ale, chiuso no, così. Perché sei talmente autoindulgente con te stesso che vuoi vedere che faccia il cazzo che fa la puntina. Non è... Sì, un po', ma... No comment. Non pia- ah, perché lui perché ah, tra l'altro dobbiamo chiedere io questo ammetto di non averlo visto. Anche al Pipili Holiday l'avete visto? Sì, l'abbiamo visto qua. No comment. Io l'ho visto. No comment non... centrale. No comment. E sono anche il nostro ospite Edoardo. Sei livornese, non sei bravo come non è livornese. Gabrielini non è livornese. Non è livornese. No. Ah, scusa. Ma, sì, ma non l'hai visto? È di Rosigna. Non l'hai visto, padrone di casa? Anche la mia nonna è di Rosigna. È una livornese. Non l'hai visto, padrone di casa? No, comunque io ho visto Holiday in questo cinema al Fifili. Secondo me è molto furbetto, tecnicamente ci sta anche, però ha un'idea di cinema un po' stantia e un po' molto auto incensante. No, questo non l'ho visto, padrone di casa non l'ho visto. Questo è un filmone, secondo me, ti piace... Oh, bello, quest'altra roba. Questo è bellissimo. Quest'altra roba. Allora, questo stampato, di... Che bello. Sì, l'ho preso a PG. Sì. Da Perugia il giorno in cui abbiamo comprato Giulia. Bellissimo. Esatto. Bello, questo è bello. Questo sì, abbiamo... però questa è una stampa recente. PG. Sì, perché è Mustang. Sì, sì. È Mustang. Sono anch'io questa. Questa è I Wonder. Questa è tanta roba. Andrea Romeo. Saluto Andrea Romeo. Ce fai uscire la betta al cinema, Andrea? Febbraio, forse. Ah, febbraio. Anche in Francia non è ancora uscito. Febbraio. Giulia, sono l'unico. Sì, lo so. Questo è bello. Che ha messo Incanto 2 anni del seguito, ti ricordo. Lo metto anche quest'anno. La trilogia di Incanto. Incanto, infatti, quest'anno ho scritto... quindi quest'anno un cartone, un'animazione un po' particolare mi ha fatto veramente e Incanto, fine. Cioè non so più cosa dire. Infatti sotto ci ho scritto riporto a video 1, video 2. No, e poi ora non ho idea se partire in un'altra maniera, cioè partire senza dire di cosa sto parlando, raccontare una storia che non c'entra un cazzo poi e poi dire magari Incanto fosse così. E quindi, cioè, perché non ho ancora deciso se mi invento una storia io. Di un fantasy, di magia, e dicendo questo cartone animato della Disney, mi invento un soggetto della Disney per poi dire che è Incanto come l'avrei voluto. Cioè, avevo un gadget che mi hanno durante la prima stampa, te lo questo potevo portare. Questo però è tanta roba veramente. Bello. Questo è un film. Sì, quello è bello, sì. Questo è veramente un bel film. Lui ha fatto un sacco di film, adesso ha fatto quello prima, Parola di Dio, lo studente. Beh, è difficile da trovare però lui, ciò che ha il più altro li stampano, me lo hanno ristampato perché lo stampano in pochissime copie. È lo studente, sì, purtroppo sì. Allora io qui... Parto io, devo fare coming out. Margaret non l'ho visto. Kenneth Lonergan, bravissimo. You Can Count on Me e Manchester by the Sea, premio Oscar per Manchester by the Sea. Però questo sai che io ho portato tre film che tutti quanti odiano. Produttore esecutivo, una delle mie grandi contese con Fede, il compianto è Anthony Minghella. Quindi compianto da chi? Che ha fatto solo film di merda. No, è morto no. Male almeno. Ma chi è? Quello del Capitano Orelli. No, ma chi è quello inglese. Passeggio? Pazienti inglese. Però questo terribile è bello, dai. Col mano. È bello se ti piace. Bello, bellissimo. Io adoro tutto. Per me Minghella sono i classici registi del cazzo che ricordiamo come è morto Anthony Minghella. No, lui poverino. Anthony Minghella è andato sotto i ferri per togliersi un neo al collo e è morto. No, è merda, c'ha cioè, questo. Sì, cazzo. Perché erano sbagliati una cosina, roba ma che del... merda. Quindi c'ha. Non è neanche tanto nuovo. Margaret, questo è il 2000, è stagionato nel 2008, c'ha avuto dei problemi produttivi. 2012 è la censura, sì, che l'hanno uscito molto. Questo infatti mi manca probabilmente. L'ho visto una volta. Ti piace? L'ho visto una volta, ma sinceramente... Lonergan è bravissima sì, a scrivere. Sì, amavo tantissimo lei. Anna Paquin. Anna sì, poi un attore famosissimo. New York e Bullwinkle. Questo lo sai sì. Perché me lo ricordo? Esatto. Questi classici film che il negozio la gente prendeva le musate. Ah. Perché cosa succede? C'era lui,
Mark Ruffalo, Matthew Broderick, c'era Matt Damon, fosse il commercialone. Sì, e quindi in negozio, questa copertina lì, lei super buona, poi lei aveva fatto in quel periodo, c'era anche stato Darkness, era un momento in cui X-Men, lei si vedeva. True Blood. E questa strisciata qui, mi ricordo che la gente infatti lo prendeva Star tutti. Star System. Lo prendevano tutti come fosse una cosa molto leggera, quando dura 2 ore e mezzo tipo. 144 minuti. È una bomba, me lo ricordo di averlo visto anch'io 2 volte. Guarda, basta, quando c'è per il semplice fatto. Lo guarderò, lo guarderò. Perché me lo hanno schiantato, non ce l'avevo più in videoteca quando ho chiuso la videoteca. Io? Prego. Una cosa un po' ironica. Questa io però la che guardavo io da piccino. Questo è Super Argo. Super Argo contro? Diabolicus, credo. Diabolicus, sì. Vabbè, questo... Il Nick Nostro. Io non posso altro che fare il volere del bene. Cioè, è il cinefumetto quello vero. Cioè. Quello degli anni 60. Cioè, quello che sfidava veramente lo sguardo dello spettatore. Il mio preferito di questa mandata è Satanic. Comunque, è Satanic di Vivarelli. Di Vivarelli. E a me garba anche Criminal. No. 70 anni. Mi diverto anche con Criminal di Lenzi. Però il migliore resta Air Diabolic di Mario Bava. Sì, vabbè. Era altro, quello, altra categoria. No, comunque questo affare qui te lo rubo. Vai. No. Cioè, fai te devi capire che io... Tutto è palp, si dovrebbe... Proprio video, sì, la CVC ormai l'ha avuto. Bustella, Pasqua Reggio. Che bello. Scambi con Visitor Q di me che te lo do. Anch'io me lo tengo come le ossa sacre. Quella è la roba che ho portato via dal negozio mesi prima, quando sapevo anche... Cioè, ho chiuso nel 2022, già nel 2020 ve li erano a casa mia. E veniva la gente e non c'è più un cazzo di me. Chissà quanto di buddito che sono. No, comunque questo so per ora è il miglior film che avete tirato fuori. Io ti tiro fuori questo che, ma lui lo vince. Io vinco perché questo film Riccardo dice così. Oh, è bello. E parlando di incanto animazione, questo è un vero capolavoro secondo me. Sì. Questo è un capolavoro assoluto. È bellissimo. Adoro. La Laika, no? No, è l'Hardman, quell'altra. Ci sta. Questo è quello doppiato da David Tennant. Sì, e in italiano che se ne sigla. No, da Hugh Grant, è inascoltabile. No. Secondo me c'è un doppiaggio. Lo diciamo adesso, Christian De Sica. Sì, basta, dillo dopo. No, lo diciamo adesso. Non so, tu non lo sai, Federico, ma Ciavoni ha recitato nel nuovo film di Virzì e fa il figlio di De Sica, la Ferilli. Come vuoi commentare questa cosa? Ma che sei in tutta la merda che esce. No, è bello, bello, l'ho visto, mi piace. No, ma sto scherzando, fai bene. Recita, vai. Ci sono lavorati. A me è un... Guarda, è Lord e Miller questo, no? Ho due film che non sono mai usciti. Ma questo è Lord e Miller. No, che cazzo dici? No. Directed by Peter Lord. Dove? Ma che stai? Directed Peter Lord. Non Phil Lord. Peter Lord, non Phil. Lord. Peter. Ah, Phil, scusami, c'ha ragione. Sempre a P. Sì, me l'ho distratto. Però lo guardo in originale, ti dico la verità. Perché non commento che ci fosse terribile. Tennant, cos'è che ha doppiato? Che Tennant sta in un altro loro. Comunque, qui è geniale. Ma a me tutta la roba fatta a manola, diciamo, proprio mi esalta. In sto film c'è tutto, che non sono... Ce l'ho in Blu-ray 3D, cosa vuoi da me? C'è tutto, parte I'm not crying. Certo, capolavoro. Quando sei pazzo, questo è un gran film. Adoro, io ho il Blu-ray 3D. Certo, è uscito in un periodo in cui c'è una roba per me superiore, tipo Coraline. Cubo, c'era Coraline. Paranorman, che per me erano fantastici. Raga, Cubo, il mondo c'è il personaggio di Donna Bae, che è esattamente come il cattivo di Cubo. Bumblebee, il regista di Cubo, è bellissimo. C'è Cattola che nel meglio di quest'anno a me, io sono andato, guarda, vidi lui e il suo fratello che andavano a vedere il nuovo Transformer. Sì, è vero, alla Gran Guardia. Poi uscì il suo fratello e mi fece... Fede, ma lo sai che è un blockbuster, che è Ganzo? Fatto, ma andiamo a ragionare, Pozzi, una volta che una nazzata, una la dirà, una volta... Oh, ma è garbato per davvero Transformers. Sì, è una puttanata divertente. L'ho messo nel meglio dell'anno, è ganzissimo, secondo me. Ti è piaciuto un Transformers? Sì, perché per una volta sono riuscito a vedere Transformers. Ma che Bumblebee ha detto? Mi è piaciuto. Vabbè, Bumblebee che c'entra, un'altra cosa. Bumblebee mi è piaciuto da impazzire, molto di più. Però questo proprio non mi aspettavo nulla, invece... No, ma guarda quanti bei, quanta bella roba c'è, non è per niente stupido, come ragiona bene sugli anni 90, io poi avevo una certa età in quel periodo, come li racconta bene anche un certo tipo. Poi c'è Coso, come si chiama il comico che mi piace un sacco, oddio. Ma ci stavo molto bene. Sì, no, in Transformers si risveglio. Ah, poi sai cos'è, non sono buonissimi i personaggi, nel senso lui comunque collabora con loro, ma con loro per voler andare sul pianeta, lui per distruggere quella cosa. Quindi una volta tanto mette in contrasto i buoni. E diventano un po' tutti e quindi no, no, di Steven Cable mi pare
Steven Knight è un altro merdaiolo, fratello. No, Steven Knight era quello di Trent. No, è quello di Creed 2, Steven Caple Jr. È uno Steven che gira, Cable, sì, che scusami. Sa, non è la regia, però ti dico, la regia non è da shooter, è una regia curata. Steven Caple Jr. Gli effetti non se lo mangiano perché sta molto di 2 ore e 10 il film, c'è cioè 1 ora e mezza, non c'è effetti nel film. Quindi, sì, la parte centrale a New York è sul personaggio, ma lui che cerca a lavorare è fantastico in un certo senso. Sì. È scritto benino, ecco, c'è questa cosa. Gas Van Sant. È assolutamente uno dei film che preferisco. No, Gas Van Sant. È un film che tutti quanti dicono che è una merda. No, no, merda no, perché Van Sant non è un regista. Come fa a fare una merda, dai. Esatto. Via, però è un suo minore, secondo me. Devo dire la verità. La foresta dei sogni. Tanto Gas Van Sant. La foresta, fallo vedere. Io ho trovato veramente insopportabile, secondo me butta giù tantissimo il film Matthew McConaughey che non è in grado. Io ragazzi, secondo me nel film io, non è in grado. Nei mesi sarà scorsi sarà Watson una grande, Watanabe in genere, certo. Ma lui proprio possiamo dire Fede ora col senno di poi che quei 2 anni del cosiddetto McConaughey sono stati un pacco. Lo dice a me, per me Matthew McConaughey è un attore di merda. Nel momento di Killer Joe è prima. Allora, Joel Schumacher fa. Io parlo di Interstellar. Interstellar, l'Oscar di Dallas Buyers Club. Gold. E poi è finito lì. Ma non ha nemmeno iniziato. Wolf of Wall Street, vabbè, non ha nemmeno iniziato. Io ho rivisto Interstellar quest'estate, che è un film che non apprezzo particolarmente. E ci dormo. Aspetta un attimo, piange, allora è terrificante. Io vi giuro che non è una cosa sua. Era tanti anni che non lo rivedevo. La cosa che più mi ha colpito a questa revisione di Interstellar è come tutto il cast reciti di merda. C'è un'inquadratura, l'ho detto nella mia diretta. C'è un'inquadratura in cui parlano quando si rendono conto che li hanno fottuti, li hanno mandati fondamentalmente a una missione suicida. Strano, è scritto col culo. In cui c'è lui in primo piano, dietro c'è Anne Hathaway. Ragazzi, andatela a vedere perché è vero. Sta 20 secondi così. ricordiamoci, è tutto troppo. Quello solo veramente Nolan e solo Snyder riescono a farlo. Cioè Snyder è riuscito quella gran topa diciamolo, a far diventare un'osa in guarda, una casalinga in colore vestita di grigio che fa cacare al cazzo. E incredibilmente Anne Hathaway 2 volte l'ha toccata con la donna gatto e col cazzo di Interstellar, una donna sì bella, sì sexy, è riuscita solo Nolan a farla sembrare un cesso anche lì. Che fai? Ma com'è possibile? È innaturale. Ho detto, non è manco un mammifero in Interstellar. No, ma poi tenta di tagliare i capelli a Jessica Chastain per cercare di farla un po' più brutta. È buona. È buona. E l'hai scelta perché è buona. Di la realtà. Io infatti, dal questo vivo. Matthew McCazzo è un attore di merda. Secondo me nel momento di uccidere è insopportabile. Oltre il film è fascista, Contact è inguardabile. Lui l'ammazza. Già Contact con quel Contact col finale alla Dianetics che va e trova il bambino sul pianeta che parla agli alienini, torna giù e fanno no, ma io se mi piace uccido, Contact. Ma io amo tutta la prima parte di Contact. Se non penso che ci sia Matthew McConaughey che fa il prete a giro e che tromba le fie e tutto vestito, tutto che sembra Patrick Swayze in Point Break. È l'unico predicatore che sembra Patrick Swayze in Point Break, se può guardare. E per me Matthew McConaughey è il classico attore di merda, mi dispiace, proprio l'attore inutile. Ma soprattutto in quel periodo gli hanno detto che era un genio e ha iniziato a caricare ancora di più. Forse non è chiaro come funziona. Se si arriva a Scorsese, se arriva a Michael Mann, se arriva a chiunque e ti dice, senti un po', Ciavoni, recita, e arriva a Scorsese, lui recita. Lui diventa un nuovo idolo. A me sei te l'attore di noi. È nuovo Jonah Hill, è Scorsese. Cioè io, non è perché quando mi dicono Scorsese non si tocca, io ho fatto la monografia di Scorsese, ho detto Il colore dei soldi non mi garba, Kundum non mi garba, al di là del livello oggettivo. Il colore dei soldi, pensi allo spaccone, no, fa cagare. Riguardo meglio di Kundum. È meglio di Kundum, ma dei minori. Ma quello è Scorsese, quando si parla di uno Scorsese minore, è quello, non è Killer of the Flower Moon. No, è quello. Shutter Island minore. Ma non lo so. No, a me piace. Io devo rivedere. Shutter Island l'ho trovato. Un film alimentare quando è uscito di nuovo. L'ho rivisto un paio d'anni fa. Ho detto, porca puttana. Sì. Ma io me lo ricordo. Con tutti quei flash della seconda guerra mondiale. Incredibile. No, ammazza lui. È incredibile. E poi è un film che non mi ha fregato nemmeno per un minuto, perché guardi il film guardi il film dopo 3 secondi, dice c'è una sigaretta, questo non c'è sigaretta, c'è la pistola, ne è buona fatta, sono tutti armati, lo guardano male. Ma quella è la trama, no, è proprio il film che è girato da Scorsese. Per me
Quando io dico è impossibilitato fare un film veramente brutto, nel vero senso della parola, è impossibilitato. Invece Francis Ford Coppola, che lo credevo impossibilitato, mi fece Jack. Carinissimo Jack. Per me è spazzatura. No, carinissimo. Io quando andai al cinema faccio, questo è il regista, siamo sicuri del Padrino. Cioè l'hanno picchiato. Io non lo detesto, anche perché quando è uscito lui era già vecchio, io avevo... Io ero 11 grande. Anni e in 11 24. Anni ci sono affezionato, però non è un grande film rivisto, ecco quello rivisto allora, no, non lo ho film che abbiamo Books, saluto Books. Questo è il sacro grande questo... Armoni Corine oggi compleanno oggi compleanno di Armoni in pochi in Italia auguri Armoni auguri Armoni oggi una trombata mi mettono eccoli poi per fare una battuta Julian Donkey Boy questo l'ho visto una volta sola sinceramente io, anche perché come vedete VHS e c'è mia moron questa fa cosa quella facevano ah giusto giusto bello. Armoni Corinne, per favore qualche distributore ci porti Agro Drift, quel capolavoro. Stiamo provando. Qualcuno ci porti qualcosa. Ecco, Armoni Corinne è un regista che in Italia è impossibilitato a essere amato fuori dalla cerchia ristretta perché non c'è un cazzo disponibile. Che ne pensate di questo film? È il periodo buono di questo poi, il periodo migliore, quello di Mummo. Il periodo migliore secondo me perché lui comunque ultimamente ha fatto cose interessanti però è indubbio che con roba sia un po' venduto cioè qui aveva un'estetica completamente underground ma nel vero senso della parola cioè, non c'era quasi bellissimo. Una narrazione spedita cioè, c'aveva un a fede ma è Dogma 95 te credo che aveva no ma ti sto dicendo ma tutti i suoi film anche se guardi Gummo cioè sono film quelli del fine 90 dici... il periodo diciamo storico di Armoni Corinne era il periodo dove praticamente il cinema era molto punk molto sporco e diretto poi si è patinato con gli ultimi con una patinatura tutta sua Agro Drift cioè proprio il non plus ultra di quella cosa là è un altro linguaggio cioè è un modo perché di si è evoluto in un certo senso e questo va anche abbastanza bene perché ora incominciasse anche lui 25 anni a fa film in giorno anche quindi, di più mi sa 30 tra poco c'è cioè, una trentina sì. Fa il padre Erzo quindi incomincia Erzo Gone tuo padre? No ma è che dove c'è Erzo Gone in un film ha ragione lui cioè è come, sempre. Come quando mi fecero a me mi hanno detto ma te odi e ti perché incontri ravvicinati nel tempo di lo ami Truffaut c'è Truffaut ragione lui a prima ma la cosa bella è uno dei film più belli di Spielberg dei migliori tre sicuramente è un top cioè, incredibile più che di secondo me che devo dire devo tirare cazzo cioè, guarda, no ma secondo te per forza stai a parlare a te secondo chi che sennò cioè, ma anche questa cosa del nuovo modo di parlare io quando ero ragazzo non si diceva mai secondo me perché non eravamo abituati a parlare più della cerchia che eravamo qui quindi si diceva la foresta dei sogni era implicito che fosse per me perché si sta parlando in cinque non sei il pubblico ormai siccome c'è il pubblico ovunque allora devi dire secondo te quando è naturale è come dire secondo me io trombo bene dico trombo bene cioè secondo me io trombo bene secondo me io lo sai c'ho possibilità di operare lei lo devo dire a secondo me agli amici no? Quindi ora sto parlando che senso ha è chiaro che secondo se mi porti pirati mi fai guarda il filmone è chiaro che secondo te è un filmone se no mi avresti detto ora questo che sia chiaro che sia un filmone è chiaro a tutto il mondo non c'è bisogno di però questo qui è veramente ecco questo è il cinema sì è Corinne che poi ha dato una mano a Larry Clark che è un altro scomparso da noi perché nello stesso momento in cui quel cane di Aronofsky faceva quella merda di Requiem for a Dream te lo ricordi? Quella merda di Requiem for a Dream tre chiodi quando faceva quella merda di Requiem for a Dream usciva lo stesso anno il film di Larry Clark con James Wood e la Griffith sulla tossicodipendenza che è un altro giorno in paradiso un altro giorno in paradiso si chiama sì che c'è James Wood e Melanie Griffith è dei primi anni 2000 è di Larry Clark certamente si chiama un altro giorno in paradiso è loro che sono una coppia di tossici ladri vecchi che caricano questa coppia di tossici giovani e vanno a giro è il vero Requiem for a Dream quando uscirono insieme in videoteca feci madonna mia come questa merda patinata fotografata da Anceo e finalmente un grande film che è veramente clamoroso amico di Ciavone se vuoi guarda se lo dico una cazzata sto cercando un altro giorno in paradiso no è il pezzo di cazzata ma magari la filmografia di Larry Clark successo però quello era un grande giro nel frattempo che Ciavone cerca cerca la cosa facciamo una conclusione ringraziamo insomma Federico e Michele che insomma sono stati qua a parlare con noi insomma 98 a fare questa 98 nel 98 in Italia è uscito nel 2002 ma guarda che è bellissimo
Non lo sapevo. È un filmone questo. Chiaro, scusami, scusami Riccardo, no, se ti ho interrotto. Non ho inculato nessuno. No, ma fate una stronza. L'ultimo film è Marfa Girl 2. Ho preso Marfa Girl 1 e 2, l'ho preso in Blu-ray della Vinegar Syndrome qualche settimana fa. Marfa Girl, ricordiamo, vinse il Festival di Roma nel 2012. Ah sì? Certo. Ecco. Bellissimo. Quindi anche lui è un bel po' un fan film. 2018. Boh, è 5 anni, quasi 6 anni. Oh, bene, dicevo, ringraziamo Michele e Federico che sono venuti qua, insomma, ringraziamo Cino Quattromori e Lorenzo Pari, loro stanno inculando i film che non dovrebbero fare. Ringraziamo Lorenzo Pari che ci ha trovato la location. Tra l'altro Lorenzo Pari non è qui con noi perché ha la febbre a 48. No, poveraccio, è venuto febbre. Ma poveraccio, se lo merita, è un bastardo. Sempre, ma uno è uno di quelli che fa le classifiche di fine anno che finché ha visto i festival. Anche noi. E infatti siete delle merde. Ma, no, sei tu che sei un venduto. No. Che sei istituzionale. Io ci metto film che ho visto al cinema quest'anno, tipo Anna Alice, che è del 2015. Sono fatti, io come è giusto, cinema. Come è giusto che sia. Anche perché il pubblico un po' senti parlare di film che non che può vedere. Il regista di Vampire, un regista giapponese, ha fatto questa animazione 10 anni dopo che aveva fatto un film in live action, è fuori di testa. Ah, io le cose giapponesi sono. Io sono contrario ai giapponesi. Bene. Quindi sei contrario al miglior cinema degli ultimi 20 anni. Con questo ringraziamo chi ha ascoltato. Yassin dietro la macchina da presa. Ciao Yassin. Ciao a tutti, alla prossima puntata. È fregato un cazzo Yassin, è l'unico che si sfava la minchia. Fai cazzo, ma si sfava la minchia giusta. Ma perché poi lui si la riascolta poi. Comunque grazie di questa bella chiacchierata. Grazie veramente, anche se non so se ci arresteranno. Ma forse non li hanno arrestato, ci hanno chiuso dentro, quindi vabbè, tanto con l'odorino c'è. Facciamo coso, il film di Ferrario, come cazzo si chiama? Ferrario? Io arrivo tutti giù per no, te. Quello della Mole. Dai. Dopo mezzanotte. Bello. Non visto. Però chiusi a Quattro Mole di Livorno invece che alla Mole. Certo. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Ciao. Comprate i DVD. Comprate i Blu-ray 4K. Blu-ray 4K meglio del DVD, ma se proprio non potete fare altrimenti. Non bene.